Sono due aspetti dell'arrivo di un filosofo in una tradizione diversa dalla propria. Per un certo verso, la ricezione americana di Heidegger fu un'infiltrazione di filosofia europea e di pensatori anglofoni, ma di altre discipline, specialmente teologi. Quindi, per esempio, Macquarie e Robinson sono teologi. Molti hanno iniziato a studiare Heidegger per il suo rapporto con Bultmann e con Barthes, e Thomas Sheehan, uno degli interpreti americani più importanti, è lui stesso un teologo e arriva a Heidegger tramite il suo studio di Carrara. Poi Arendt, Schurman, Lovitt, Marcuse sono tutti filosofi europei che, venendo in America, hanno portato dall'Europa non solo Heidegger, ma anche i loro propri interessi, le loro domande, la propria tradizione. Queste figure emigrarono in America precisamente in quanto filosofi europei. Si può quindi parlare di una ricezione americana di Heidegger tramite questi pensatori, o tramite pensatori francesi come Derrida e Foucault, che portano Heidegger in America attraverso le loro Grundfragen. Queste sono le domande che si pone John Rogoff nel suo recentissimo Heidegger and his Anglo-American Reception. Da un lato quindi c'è la domanda di cosa significa ricezione, perché se da un lato si può dire che questa ricezione non è americana in senso puro, dall'altro ci si deve chiedere cosa esattamente tale purezza indichi e se essa sia meno ambigua nella ricezione italiana. In un certo senso sì, perché la filosofia americana è cominciata in media res in un modo che non si trova nel caso italiano, ma in un senso più ampio siamo tutti eredi di idee e linguaggi che non sono i nostri. E Heidegger stesso ci insegna quanto l'eredità del linguaggio e la tradizione, e la traduzione siano problemi filosofici essenziali. In secondo luogo dobbiamo chiederci quale ricezione americana. E partendo di nuovo da John Rogoff, ma potendo benissimo anche partire dalla celebre periodizzazione di Thomas Sheehan della storia dell'heideggerismo in America, la filosofia americana non è un monolite. Le varie tribù, per usare il termine di Rogoff, vivono ognuna nella propria echo chamber. Per essere un filosofo in America non è necessario leggere in generale. Il che è un problema molto diverso da quello di non aver letto o di non poter leggere tutto. Quindi già qui la filosofia americana, la filosofia italiana ha parecchio da insegnare allo stile americano, specialmente quando si tratta di un pensatore complesso ed essenzialmente storico come Heidegger. Si possono individuare comunque diversi periodi e stili nella ricezione americana di Heidegger, ma qui parlerò soltanto di due di essi. Da un lato troviamo la cosiddetta ricezione continentale, iniziata per lo più in università cattoliche e in particolare gesuite, ovvero la mia Fordham University e Boston College. Perché è quasi esclusivamente in questo tipo di università che si dà ancora importanza alla storia e quindi non si prescinde dalla connessione essenziale che la filosofia americana ha con quella europea. In questi luoghi il merito di una ricezione, per così dire, davvero americana va a William Richardson, quel gesuita di cui Heidegger disse con stupore: "Ma chi è questo americano che comprende il mio pensiero?" In America si tende a dare il merito interamente a Boston College, perché fu lì, no, perché fu lì che non solo Richardson, ma anche Gadamer poterono concludere le loro carriere. Ma voglio spezzare una lancia a favore della mia università, la Fordham, perché nonostante sia vero che Richardson fu invitato a lasciare la sua cattedra alla Fordham a causa dei suoi studi considerati eterodossi, perché egli non fu solo un heideggeriano ma anche uno psicanalista lacaniano, in un dipartimento per lo più neoscolastico e personalista, fu comunque a Fordham che Richardson ebbe la possibilità di cominciare, e fu presso la Fordham University Press che il suo celebre studio, Heidegger through Phenomenology to Thought, fu pubblicato. E se Boston College ha avuto tra i suoi illustri interpreti quali John Salis e David Farrell Crell, Fordham è stata la casa di altrettanti interpreti come John Van Buren, Babich e più recentemente Jennifer Gossetti Ferenczi. La ricezione, quindi chiamiamola gesuita di Heidegger, e della quale io stesso sono in qualche modo un erede, fu influenzata per la maggior parte dalla scuola francese. E in questo senso è una ricezione mediata da un'altra ricezione. È dovuta a figure come Jacques Derrida, Paul Ricoeur, Jacques Tamignot, Emmanuel Levinas e Dominique Jamicot, tra molti altri.
Ma la ricezione americana che probabilmente abbiamo tutti in mente è quella che passa per Hubert Dreyfus e Richard Rorty e che viene collocata all'interno di una matrice pragmatista e logico-positivista. È ben noto che l'interpretazione dreyfusiana di Heidegger, chiamata dai critici Dreidegger, è per certi versi molto limitata. L'accento pragmatista enfatizza l'utilizzabilità e la rottura con una visione eccessivamente teorica dell'essere e del mondo, senza però cogliere il contributo fondamentale di Heidegger sul linguaggio, né tantomeno sulla differenza ontologica. Il linguaggio è semplicemente un mezzo, la mediazione dell'utilizzabilità. E quest'ultima diviene quasi un sinonimo dell'essere stesso, poiché non solo l'ente è ciò che è utilizzabile, ma l'esserci è colui che utilizza gli enti in virtù di un progetto pratico, di una praxis. È questo il filone interpretativo che porta così tanti americani ad associare il primo Heidegger, quello che Richardson chiamava Heidegger 1, con l'ultimo Wittgenstein. Non che questa sia un'associazione sbagliata o miope, ma semplicemente motivata da una particolare storia interpretativa, da una particolare ricezione, appunto. Ma c'è un lato positivo di questa ricezione, poiché quello che Rorty scrive dell'ultimo Wittgenstein nella filosofia e lo specchio della natura lo dirà più tardi anche di Heidegger, ovvero che la sua filosofia si propone come un antidoto al positivismo logico che ispira la filosofia analitica americana. Infatti, Rorty dice, in un'intervista con Robert Harrison sul celebre programma radio diventato poi podcast dal titolo Entitled Opinions, che un vantaggio dei continentali, e a mio parere degli italiani in particolare, è di non aver bisogno di un tale antidoto, che la malattia più grave della filosofia americana è di non rendersi conto nemmeno di essere malata. Ora, se il miglior antidoto a un Russell o a un Carnap sia il pragmatismo di Rorty o l'Heidegger di Dreyfus, è una domanda che ognuno può valutare per sé. Ma mi sembra che il punto della ricezione italiana di Heidegger sia stato proprio quello di spostare il dibattito filosofico intorno a questioni di essere, metafisica, linguaggio ed esistenza, proprio di risposta alla lettura di Heidegger. Heidegger scrisse e la filosofia italiana lesse. Si incaricò di prendere le sue parole in considerazione. Quindi, riprendendo gli esempi che facevo all'inizio, c'è stato chi nel leggere Essere e Tempo nei primi anni 30 ha paragonato Heidegger a Kierkegaard. C'è stato chi ha letto Heidegger e si è sforzato di interpretare la sua intera opera secondo le sue origini fenomenologiche. C'è stato chi ha letto Heidegger e ha visto nel suo pensiero, malgrado ogni deriva politica, la possibilità di una libertà anarchica, qui a mio parere Vattimo cammina insieme a Schurman. E c'è stato persino chi, leggendo Heidegger, non si accontentò del suo ritorno all'origine e pretese di risalire ancora prima della questione della differenza ontologica. In questo intreccio ricettivo si trova quella che, secondo me, è la più grande possibilità che Heidegger ha portato e che la filosofia italiana può ancora apportare alla filosofia americana, e cioè la testimonianza dell'essenzialità della lettura e della storia. Per concludere, vorrei tornare a un'altra affermazione di Garroni. Garroni scrive che in Italia il pensiero di Heidegger ha sconvolto così tanto il linguaggio da permettere agli altri di giocare con le parole senza pensare. Questa non è una conseguenza positiva, ma deriva comunque dal compito che la filosofia italiana si dà e continua a darsi, ovvero il compito di leggere e di fare in modo che il pensiero sia la conseguenza della lettura. In America il problema mi sembra essere l'opposto. Il linguaggio di Heidegger viene accusato di non permettere un pensiero lucido e chiaro, e questa accusa viene espressa spesso semplicemente per un sentito dire, proprio quella gherede di cui Heidegger, che Heidegger indica come segno di inautenticità. Pretendendo che il linguaggio del pensiero sia lucido e chiaro, però, ci si chiude in una concezione del linguaggio riduttivo, una concezione secondo la quale il linguaggio non è altro che lo specchio della natura, e la natura non è altro che è un enormemente complesso dato di fatto. Con questo la filosofia americana rivela, come la chiama Rogov, la sua ontologia atomista, un'ontologia che è irreconciliabile con quella di Heidegger e che dà per scontato che l'essere sia la totalità degli enti. Il rifiuto di Heidegger da parte della filosofia analitica americana, quindi, è comunque una ricezione.
ma è una ricezione paradossale, perché riceve il pensiero di Heidegger rifiutandolo. Grazie. Grazie a te per la bella, fine e puntuale trattazione che hai fatto sulla ricezione e o infiltrazione, diciamo, di Heidegger negli Stati Uniti e anche del rapporto che la cultura italiana, della filosofia italiana, l'aiuto che potrebbe svolgere la filosofia italiana per modificare eventualmente questa ricezione. E come dicevamo prima, grazie a te, dicevamo prima che dobbiamo viaggiare abbastanza spediti, dopodiché se c'è tempo possiamo, come dire, dare spazio a qualche domanda. Quindi in ordine alfabetico, mi pare che ci sia Niccolò Germano che ci parlerà di Gelassenheit zum Freien Erinnern, Alberto Caracciolo e la ricezione religiosa del pensiero heideggeriano. Buonasera a tutti, intanto un saluto cordiale, scusate ma leggerò per cercare di rimanere nei tempi. Ecco, mi sia permesso innanzitutto ringraziare gli organizzatori di queste importanti giornate di studio, tese a rinnovare l'incontro tra pensieri, sempre ricordando che non si dà novum se non nel solco di un tradito. In questo senso la mia lezione intende brevemente tratteggiare le linee generali del dialogo che è intercorso lunghi decenni tra il pensiero heideggeriano e la proposta teoretica di Alberto Caracciolo, il maestro di quella che ha da chiamarsi Scuola di Genova, anche per meglio intendere il reticolato, la topografia che soggiace alla storia della filosofia e alla storia della cultura italiana, e che informa altresì la genesi e lo sviluppo della ricezione del pensatore tedesco nel nostro paese. Alberto Caracciolo, veronese di nascita ma genovese di adozione, ha insegnato per quasi 40 anni presso l'Ateneo della Città della Lanterna, illustrando le cattedre di estetica, di filosofia della religione, che fu sua la prima cattedra in Italia, e infine di filosofia teoretica. Con Luigi Parison e Pietro Piovani, ciascuno col suo peculiare timbro, ha contribuito alla diffusione criticamente vagliata della filosofia dell'esistenza e ha aperto alla filosofia della religione italiana una prospettiva internazionale. Scandagliò gli abissi del nichilismo contemporaneo, segno di contraddizione che contiene in sé, paradossalmente, tanto le profonde cadute del contemporaneo quanto la possibilità, la sola, di riscatto e di redenzione, fin anche quella del darsi, dell'offrirsi, del problema del religioso nel nostro tempo. In questo senso, Caracciolo dialogò con Heidegger, rivenendo nella sua opera, e in tutta la sua opera, non solo in alcune parti di essa, una parola essenziale riguardo al religioso, una parola che accenna al nichilismo e alle sue possibilità positive, e che dice, in nube et enigmate, un altro, nuovo e imprevedibile rapporto dell'uomo al linguaggio, nel suo farsi uditore della parola. Egli raccolse in un unico volume, che sicuramente meriterebbe più attenzione da parte degli studiosi italiani e stranieri e che solo ripubblicandolo questa attenzione potrebbe ricevere, ecco, i suoi studi su Heidegger vennero raccolti in un testo nel 1989, a conclusione dei quali, con acume sismografico, pose un'equanime pensosa riflessione sulla politicità del filosofo tedesco. Rileggerla oggi varrebbe quale necessario viatico per ogni considerazione in tal senso. Per quanto attiene al nostro tema, giova prendere le mosse alla pensosa Selbstdarstellung che il filosofo genovese, in costante riferimento alla letteratura di Heidegger che da decenni veniva conducendo, affidava alle pagine del volume monografico che abbiamo ricordato più volte dell'Archivio di Filosofia, e il cui contributo significativamente titola La ricezione italiana di Heidegger, riflessioni e notazioni per un contributo autobiografico. È infatti qui contenuto un prezioso suggerimento ermeneutico che subito si converte in genuina postura esistenziale, nell'approfondirsi costante del significato che il grande filosofo tedesco andava ricoprendo per il lavorare in proprio caraccioliano, mutuando così l'espressione di Pietro Piovani. Per meglio comprendere l'effettiva Wirkung del colloquio con Heidegger, nel suo saldarsi con il circolo dell'autobiografia filosofica di Caracciolo, risulta allora necessario scandagliare, e cito, il prima che illumina il dopo nell'atto che ne è illuminato. Si tratta di un richiamo virtuoso, come si diceva, che prospetta una chiarificazione al contempo teorica, quanto se non soprattutto esistenziale ed etica.
entro quell'indisgiungibilità che è proprio il pensiero di Heidegger a insegnare, tra momento teoretico e momento, e si è detto con tutte le cautele del termine, pratico, nella tensione mai conciliabile né tantomeno esauribile tra i due poli. È pertanto opportuno ritornare al primo saggio heideggeriano del filosofo genovese, nel quale sono già contenuti in nuce quei grundthemen, problema della morte, problema di Dio, problema del tempo, che accennano, ed è questo il punto, alla ricezione religiosa del pensiero di Heidegger, quale interprete annunciatore del religioso, cui attiene un particolare statuto di classicità, nel tempo della, della povertà che ci è destinato a vivere, per ciò che riguarda il religioso nel suo costitutivo rapporto con il nichilismo, come sempre più andrà chiarendosi nella meditazione caracciolana. Il lungo saggio del 1960, La struttura dell'essere nel mondo e il modo del Besorgen in Sein Zeit, che seguiva quale dispensa il corso tenuto dal filosofo nel precedente anno accademico del 1959. Ecco, tale scritto segna, nell'oggettivarsi una frequentazione fino ad allora esclusivamente personale, occasionata da un fortunoso incontro durante un periodo di malattia trascorso in Germania sul finire degli anni 50, il primo fondamentale momento della ricezione heideggeriana di Caracciolo, inaugurando altresì la fortuna che il pensiero interrogante e poetante di Heidegger rivestirà nella pagina come nella più intima struttura della frase e direi piega del pensiero caraccioliano. In questo scritto, che solo erroneamente potrebbe parere, almeno rimanendo al titolo, quasi un unicum nel corpus del filosofo, Caracciolo liminalmente nota come sia il problema del nulla a indicare per contrasto il senso, il significato e la direzione dell'opera heideggeriana del 27, laddove la dictung più affina a Denken di Heidegger viene felicemente ravvisata nella poesia di Leopardi, la cui luce, noterà Giovanni Moretto, filtrerà tutta la lettura caracciogliana di Heidegger. In particolar modo, a un più attento sguardo, Caracciolo vede già operante nella grande incompiuta heideggeriana quella svolta, quella chere, che segnerà i successivi sentieri erranti del filosofo tedesco, che segue il venir meno, il franare del linguaggio convenzionale della metafisica ontica, con la quale si era fino ad allora tentato di dire l'essere, come di dire il suo rapporto con l'esserci. Ma qual è il motivo profondo, lo sfondo dal quale proviene la necessità di svoltare nel pensiero, alla ricerca di un altro inizio, di un'origine inoggettivabile e inesauribile, oltre ogni determinatezza storica o storiografica, verso quel senza fondo da cui prendono forma e consistenza tutte le domande della riflessione filosofica, tutte le riflessioni del linguaggio e della poesia? Per Caracciolo, la chera è da intendersi alle luci, alla luce e tra le molte ombre, della fondamentale distinzione heideggeriana tra due, diverse e infine irriducibili, interpretazioni del nichts, del niente nulla. Se l'opera del 27 conteneva ancora un incertezzo di fondo tra nichts des nichts e nichten des nichts, e ritorneremo subito sulla portata della distinzione tra questi due corni del nichts, tale manchevolezza era da addebitare alla confusione tra diversi piani del discorso, operanti in particolar modo sulle strutture portanti dell'opera heideggeriana, ossia il Dasein e la morte. In questa linea, senza troppe difficoltà, si può allora riconoscere all'opera, nel disegno di fondo del testo heideggeriano, una tendenza contrastante con quella che invece appare al filosofo genovese il pensiero genuino di Heidegger, e che assume, o tende ad assumere, qui, i connotati di una riflessione solipsistica e antropocentrica. Tale tendenza viene da Caracciolo ricondotta, in un modo di pensiero dettato dalla più alta libertà, che interroghi i pensieri e i pensatori che maggiormente si sentono vicini, dei quali si riconosca nei temi trattati, come nelle posizioni dinanzi ad esse di volta in volta assunte, una concordia anche e soprattutto laddove cresca la discordanza, ecco, tale tendenza, dicevo, viene ricondotta all'incomprensione, all'ancora incerta chiarificazione esistenziale che permea essere tempo, e che ne inficia, se non le analisi fenomenologiche, perlomeno le momentanee conclusioni esistenziali ed esistentive. In effetti, l'uomo che dopo la morte di Dio compare sul proscenio di Sein Zeit, oscilla con una profonda e connaturata incertezza tra i due poli dell'esperienza del nichts, ossia, come si ricordava poc'anzi, tra un niente stupido, oggettivistico, causale, veramente annichilente, e il nichtiges nichts, e un più alto e arduo nulla, questo con la N maiuscola, un nulla la cui portata pienamente abilita l'interprete a qualificarlo come nulla religioso, das nichtende nichts. Dinanzi a quest'ultimo nulla, o meglio, all'interno dello spazio lasciato aperto all'avvenire da questa figura del nichts, luogo trascendentale della nullificazione della catarsi,
di tutti i possibili modi, di tutti i possibili modi dell'umano agire e patire, da esso allora si diparte, si dischiude la possibile esperienza del religioso nell'epoca del nichilismo. Leggiamo Caracciolo e cito: in questo nulla religioso, tutto si iscrive, e questo nulla è veramente l'orizzonte in cui si alza l'invocazione esoterica, in cui germina la domanda metafisica, da cui scaturisce la catarsi poetica. Questo nulla è tanto poco e niente che non solo vi si iscrivono tutti i mondi possibili, ma vi trova luogo, oltre che la disperazione metafisica, rispetto a questa non iscritta ma iscrivente, la speranza metafisica. Questo nulla può essere sì, come l'analoga trascendenza jaspersiana, nientificazione di ogni concetto, ma non perché al di qua di ogni concetto, ma perché oltre ogni formulabile concetto. Esso è sì silenzio, ma il silenzio che la voce al fondo di tutte le voci, quella che ascoltava sul Tabor Leopardi. Finisce la citazione. Ma la riflessione heideggeriana che precede la chiere, o che perlomeno non è ancora chiarita a sé medesima, indugia nell'immanentismo della sua antropologia nella mancata distinzione tra queste due possibilità, ingenerando altresì una indistinzione di carattere etico ed esistentivo, che si prolungherà tristemente, come ormai ampiamente noto, sulla scelta politica heideggeriana. Questa indistinzione, colpendo appunto la fondamenta dell'analitica esistenziale, non consente allo Heidegger di Sein und Sein di trascendere trascendentalmente l'orizzonte angusto della morte intesa come mia morte e corrispettivamente come mia nascita. Non gli permette talora di veder filtrare nella redimibilità del tempo e del Dasein l'imperativo dell'eterno, che pur promana dalla silenziosa voce del nulla. È codesto nulla che, come la pallida luna di leopardiana memoria, permette all'uomo, al Dasein, di elevare ad essa le domande che solo una coscienza strutturalmente religiosa può porre, le quali si possono adunare, con Heidegger, una domanda metafisica per eccellenza, nella Grundfrage che classicamente scorre nelle vene del nostro tempo. Perché l'essere e non il nulla? La Stimmung, la situazione emotiva che pare dominare quelle prime pagine heideggeriane, è certamente, come poi sarà sempre, l'angst, l'angoscia che Dasein prova a partire dalla sofferta coscienza della sua immersione nel nulla. Tuttavia, questa angoscia, diversamente ad esempio da quanto accade nello scritto di poco posteriore, che cos'è metafisica, non trova metamorfosi, non dà luogo alla fondamentale conversione, convertibilità con quella gioia che rimanda immediatamente all'orizzonte ontologico affermativo dell'essere, per il quale nulla ed essere, essere nulla, omnino convertuntur. Ciò non accade perché l'angoscia rimane prigioniera della morte, della mia morte, della morte come niente, e non si approssima all'orizzonte del nulla. Non si offre, o non si offre sempre, al Dasein questa possibilità redentrice, perché esso, così come folgorato in quell'opera, non ha ancora a sua volta svoltato, non ha ancora compiuto quella dura periagoghe verso l'esistenza autentica, nella quale sola l'antropocentrismo solipsistico cede il passo all'inveramento interpersonale, relazionale dell'esserci in quanto con esserci, in quanto Mitzrayim già sempre aperto e abilitato alla fondamentale solidarietà di io e mondo. La verità del Dasein risiede appunto, fermato l'oscillare nel polo positivo del Nichts, placatosi almeno per un istante di attinta beatitudine, nella sua apertura cosmica e metacosmica, nella fedeltà dell'esistenza in virtù di una strutturale fedeltà all'essere, raggiunta tuttavia solo a partire e attraverso lo scoglio, non mai aggirabile, del suo essere lo stesso da sempre del nulla. Allora, a ben vedere, l'insistere caracciogliano, nel suo primo studio heideggeriano, sulla struttura dell'essere nel mondo, nell'Inderweltsein, in rapporto a un modo specifico della cura, ossia del Dasein, che è il Desorgen, non è riconducibile a una trattazione specifica sul problema della tecnica, che pure precisamente il punto che contraddistingue il modo del Desorgen con l'attenzione precipua al mondo ambiente, perseguita attraverso la Umsicht. Bensì piuttosto una lettura, consenziente o dissenziente che sia, sempre estremamente personale, tesa in prima come in ultima battuta a chiarire, attraverso e con l'interpretazione di un classico imprescindibile del nostro tempo, quale Heidegger, la strutturalità religiosa dell'uomo, del Dasein, colta perché solo lì, coglibile,
concretamente all'opera nei modi specifici in cui essa si organizza. Non è certamente un caso, infatti, che l'opera teoretica più importante del filosofo genovese, La religione come struttura e come modo autonomo della coscienza, pubblicata nel 1965, sia fortemente influenzata, in primo luogo, dalla riflessione heideggeriana sul senso autentico del termine metafisica, e come, in secondo luogo, proprio in quel giro di pagine, ritorni la fondamentale distinzione, reinterpretata e approfondita alla luce del magistero heideggeriano, tra struttura e modo. Essa era prospettata nello scritto del 1960 nei seguenti termini, per i quali la struttura, e cito, è un carattere presente in tutti i possibili momenti dell'uomo, ma non mai tale che il richiamo ad esso possa farci presente un concreto modo del suo possibile essere. Chiudo la citazione. E strutture sono, ad esempio, la temporalità, la spazialità, la corporeità come incarnazione, anche se stranamente, si è notato per inciso, nel saggio heideggeriano non compare tra le strutture la struttura fondamentale analizzata nell'opera del 65, e cioè quella della religione, quella del religioso. Il modo, invece, è una figura distinta dall'esistere, cito, in cui l'uomo può realmente determinarsi, sia pure in un particolare rapporto di condizionamento. Chiudo la citazione. E modi sono, per continuare a seguire gli esempi caracciolani, l'arte, il conoscere filosofico, la comunicazione intenzionale. Questa specificazione fondamentale consente a Caracciolo di delineare e denucleare, nelle ultime pagine del primo suo scritto heideggeriano, il motivo che filigrana l'interpretazione fino alla loro condotta come le interpretazioni che seguiranno, idealmente adunando la sua ricerca, il dioturno colloquio con il filosofo tedesco, intorno ai due poli, all'endia di cui i termini bruciano l'uno accanto all'altro senza mai potersi consumare, ovvero religione e nichilismo. Concludendo il saggio sul Besorgen, il filosofo genovese si interroga, cito, si apre il problema del significato esistenziale del Besorgen, cioè la domanda sulla relazione che esso ha rispetto al modo ultimo del possibile relazionarsi del Dasein, il suo relazionarsi all'assoluto. Per venire in chiaro su questo punto, è necessario affrontare il problema di che cosa significhi relazionarsi all'assoluto, problema dell'essenza, dell'esistentività, chiarire il rapporto dell'etica con l'esistentività, vedere come il Besorgen si configuri in rapporto con le esigenze dell'etica. Chiudo la citazione. Dal brano che abbiamo appena letto appare chiaro il duplice registro, che a ben vedere è sostenuto dalla medesima esigenza teoretica, nel quale si articola l'eccezione religiosa del pensiero heideggeriano, di un pensiero che sappia lumeggiare e osare sfidare le ombre del nichilismo. Da una parte, il nodo della relazione con l'assoluto, ossia con quella sfera, con quella struttura, che come Caracciolo apprenderà proprio alla scuola di Heidegger, è la struttura essenziale dell'uomo, ciò che lo rende capace, mutuando la terminologia heideggeriana, di interrogare e di dire l'essere. Dall'altra parte, invece, il rapporto tra religione ed etica, così è come esso si concreta o non si concreta nell'esistenza del singolo, del Dasein. Ecco, la saldatura tra questi due ordini di problemi è da Heidegger individuata, e mi accingo a concludere, nel problema del linguaggio, diretto o obliquo succedaneo che sia dell'esistenziale della rete presentata in Simon Zeit. Nel linguaggio, nel cammino che l'uomo compie verso di essere per giungere alla casa, dal linguaggio custodita dell'essere sign, Caracciolo ha scorto la parola fondamentale dello Heidegger classico del problema del religioso. Nell'abbandono, nella Gelassenheit, cui si lascia andare l'uomo uditore della parola, il filosofo genovese ha potuto ravvisare quella docile calma del libero ascoltare, nella quale sola si esplica la religione nel tempo del nichilismo, nei suoi fondamentali rispetti etici ed esistenziali. Ed è forse proprio per questa ragione che Caracciolo, concludendo il suo intervento pubblicato sull'archivio di filosofia, ricorda quale più autobiografico dei momenti del lungo colloquio con Heidegger, quella traduzione, che sempre è essenzialmente rispetto e incontro con l'altro, ecco, la traduzione di Unterweg zu Sprache, frutto di una collaborazione e suggellata dai due nomi, di Alberto Caracciolo e di Maria Perotti Caracciolo, che a tale lavoro hanno collaborato. E cito, e forse non irrivelante, per l'intravedimento del significato più profondo della parola intorno a cui veniamo riflettendo, il fatto che ci siano due nomi a suggellare questa traduzione, nella coesistenzialità del quale
tale lavoro prende origine e forma. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a te, Nicolò, per questa bella relazione sul tema del religioso in caracciolo, in rapporto anche al nichilismo e all'etica, che chiarisce anche alcuni aspetti, filoni di ricerca della scuola genovese, che tra l'altro è una delle scuole più rappresentate, più rappresentative e anche più rappresentate in queste giornate. Rigorosamente sempre in ordine, c'è Alessia Gifuni, che, come dire, ci tratterà su Heidegger nella scuola napoletana, figure e confronto. Sistemati. Buonasera. E allora, innanzitutto ringrazio il Centro Studi di Critica Heideggeriana per avermi dato l'opportunità di prendere parte a queste giornate di studio, oltre che l'Università La Sapienza di Roma che ha ospitato questa occasione di confronto. Il mio contributo propone un approfondimento circa alcune figure fondamentali dell'ambiente campano che hanno contribuito significativamente alla ricezione italiana di Heidegger. È necessario innanzitutto chiarire che sarebbe improprio parlare di una vera e propria scuola napoletana. Si tratta infatti di un contesto estremamente variegato, e non soltanto per le proposte interpretative, ma anche per gli ambiti di interesse dai quali Heidegger è stato considerato. E tuttavia, come non a caso la definisce Simona Venezia, tale scuola non scuola ha fatto scuola, dal momento che gli autori di cui ci occuperemo sono considerati tutt'oggi fondamentali per gli studi su Heidegger. Questo intervento parte da Eugenio Mazzarella, che di Heidegger ha anche tradotto e curato alcuni testi fondamentali come Tempo ed Essere. In particolare ci occuperemo della proposta filosofica della Sainz Frage come oecologia, tentando un confronto tra tale posizione teoretica e la pratica teorica di Vincenzo Vitiello di un pensiero topologico. Sarà inoltre proposto un passaggio circa la critica alla fatticità proposta da Aldo Masullo in relazione alle posizioni sul tema di Eugenio Mazzarella, e si chiuderà con alcuni accenni, brevissimi ma doverosi, alla critica sostenuta da Roberto Esposito alla impoliticità di Heidegger. Partendo da Eugenio Mazzarella, va innanzitutto segnalata la recentissima pubblicazione Correzione Heideggeriane, che sin dal titolo testimonia lo sguardo critico che Mazzarella ha diretto, soprattutto negli ultimi anni, verso Heidegger. Il testo arricchisce e irrobustisce la prospettiva ontica, si potrebbe dire schiettamente antropologica, assunta da Mazzarella rispetto all'ontologia heideggeriana, che lo ha portato a concentrarsi ancora di più delle ricadute ontiche, in una critica diretta alla poca rilevanza che Heidegger ha riservato al tema. Come nota ancora una volta Simona Venezia, cito, sul tradito tradito Eugenio Mazzarella ha sempre impostato il suo rapporto con Heidegger, che va considerato appunto un rapporto, non una lettura, non un'interpretazione, ma un confronto continuo. Fine della citazione. Una delle acquisizioni centrali dell'ormai canonico Tecnica e Metafisica, riedito nel 2021, a 40 anni dalla prima pubblicazione, concerne la questione dello spazio e spazialità, di cui ne viene di fatto rivendicata per la prima volta la centralità nel pensiero heideggeriano, alla luce anche degli sviluppi successivi. Al concetto di Raum, Mazzarella associa il problema dell'incompiutezza di Sein und Zeit. La Daseinsanalytik è un'analitica dell'esserci temporale, poiché individua nella temporalità come Zeitlichkeit il senso dell'essere dell'esserci, ciò a partire da cui l'esserci può pensare l'essere, e nella temporalità come Temporalität la temporalità dell'essere. Di conseguenza, le strutture che dell'esserci Heidegger analizza vengono ricondotte alla temporalità, tra queste quindi anche la spazialità, di cui comunque Heidegger ha scritto pagine magistrali come superamento della concezione ordinaria dello spazio. Ciò che Heidegger non riesce a tematizzare all'altezza di Sein und Zeit è la co-originarietà di spazio e tempo, lasciando intendere una derivazione dello spazio dal tempo. La reductio ad unum dello spazio al tempo conduce Mazzarella a individuare addirittura nello spazio il rimosso di essere il tempo, il limite nella caratterizzazione heideggeriana del Dasein. Mazzarella però segnala come all'altezza degli anni 30, quando Heidegger modifica il carattere della propria domanda ontologica, passando dalla domanda sul senso a quella sulla verità dell'essere, compie un importante passo avanti, che si realizza in modo esaustivo in Zeit und Sein. La verità dell'essere come aletea connota il darsi dell'essere che rimette in gioco l'apertura non soltanto temporale, ma anche spaziale dell'esserci al darsi dell'essere.
la verità dell'essere e il libero venire alla presenza dell'essere, il dischiudersi di una regione, Bereich, più originaria, che è contemporaneamente spaziale e temporale. Come sottolineava l'intervento di Adriano Dovino durante il convegno di Bari dell'anno scorso del Centro Studi di Critica Heideggeriana, l'essere scompare nel mondo, nel senso che il mondo non è qualcosa che viene dopo l'essere, ma l'orizzonte di provenienza dell'essere stesso, fine della citazione, alla luce di questo concetto di Bereich che per Dovino, cito, è la parola più avanzata delle Leibniz, fine della citazione. Il darsi dell'essere è il suo farsi mondo, un darsi che si configura come ciò presso cui il Dasein è da sempre collocato. Pensando alla verità come accadimento dell'essere, il Dasein non è più colui che detiene la verità, ma diventa colui che è implicato, in virtù del proprio ci, al darsi dell'essere. Il Dasein ha così la possibilità della propria prossimità all'essere, una prossimità che l'esserci è chiamato ad abitare. Ricordiamo sul tema dell'abitare anche la proposta teoretica di oicosofia di Virgilio Cesarone in Per una fenomenologia dell'abitare, laddove la scelta heideggeriana di riferirsi all'esserci come abitante enfatizza la caratura spazio-temporale che qualifica il proprio ci. Nella propria produzione filosofica, Eugenio Mazzarella ha sempre valorizzato delle Leibniz il rapporto dell'esserci all'essere, l'imprescindibilità per l'essere che ci sia un esserci affinché il suo evento possa accadere. La Seinsfrage heideggeriana, insegna Mazzarella, non è soltanto un pensiero sull'essere, ma un pensiero sul rapporto tra essere ed esserci. Tenendo conto della relazione essere-esserci, su cui Mazzarella insiste, che tecnica e metafisica convoglia la propria proposta teoretica nel termine di oecologia. Cito: ciò che è in gioco nella Seinsfrage è appunto un'ecologia, cioè un sapere che nella sua originarietà si sta rimesso a ciò che istituendolo nel soggiorno, nel produrlo e durarlo nella disvelatezza, è la sua propria dimora, cui è richiamato per farsene carico, e nell'oggitecnico come ciò che rende imprescindibile questo sapere. Fine della citazione. La Seinsfrage indica allora un sentiero per abitare presso la dinamica disvelativa dell'essere, accogliendone anche il carattere di insopprimibile velatezza. Ma ciò è possibile soltanto quando l'uomo conserva la caris nel cuore, la grazia di origine sofoclea, tradotta da Hölderlin con amicizia e ripresa poi da Heidegger. Mazzarella recupera questo concetto poiché, cito, nella caris, l'amicizia che il sapere come ecologia richiede, si esprime appunto la coessenzialità umana alla dinamica del tutto dell'ente. Fine della citazione. La caris indica una postura di apertura rispetto all'evento dell'essere, che lascia essere l'essere nel proprio disvelamento. È una postura che, citando Montale, non ha il cuore scordato, nel suo duplice senso di non accordato e dimenticato. È una postura che piuttosto si accorda alla propria circostanza ed è memore della propria appartenenza ad essa. Ciò muta, e in ciò emerge la peculiarità del contributo di Mazzarella alla ricezione italiana di Heidegger, l'interpretazione del Denkweg heideggeriano dopo Seinunzeit. Se alla Seinsfrage, cito, risponde intimamente una siffatta ecologia per cui ci dell'esserci non è mai riducibile a una struttura puramente formale, ma è appunto ethos, oikos, non è possibile allora considerare la Seinsfrage come chiusa in un'eccentricità teorica. Fine della citazione. Il pensiero di Mazzarella si consegna in questo modo ad un progetto etico che, nonostante risulti problematico secondo Heidegger se non come ontologia, divenne nel percorso mazzarelliano un'istanza non ulteriormente prorogabile. All'ethos, nel suo senso originario di abitare, fa riferimento lo stesso Heidegger nella lettera sull'umanismo, laddove chiarisce che la propria Seinsfrage può essere considerata etica originaria soltanto in conformità al significato fondamentale della parola ethos come soggiorno dell'uomo. Per Heidegger si può fare riferimento all'ethos, ma rimanendo nell'ambito dell'ontologia, che si occupa della verità dell'essere presso cui l'uomo abita. Rispetto a ciò è rilevante ricordare quanto detto da Mazzarella in un intervento tenuto a Firenze nel dicembre 2023. Cito: nonostante Heidegger se ne sia difeso troppo, le prospettive ontiche dell'ontologia, la sua sollecitazione a pensare per poter degnamente abitare costruendolo il nostro essere nel mondo, il nostro stesso esserci nella sua intimità con se stesso, in definitiva la sostanza dell'etica che dalla sua ontologia può venire divenuta, sono, a mio avviso, l'eredità più pregnante della Seinsfrage. Fine della citazione. Con Mazzarella si apre la possibilità di un orizzonte etico per il pensiero heideggeriano, come sapere che si occupi del proprio abitare, nel proprio compito a divenire di casa. L'orizzonte dell'ethos aperto da Mazzarella è da intendersi allora alla luce delle indicazioni heideggeriane.
Le posizioni di Mazzarella sin qui sintetizzate permettono di introdurre un confronto con un'altra figura dell'ambiente napoletano-campano, Vincenzo Vitiello, in particolare in riferimento al suo concetto di topologia. Heidegger utilizza l'espressione topologie des Seins come ulteriore qualificazione ontologica dell'Ereignis, che lo stesso Heidegger connette al progetto della sua Seinsfrage. La domanda sull'essere giunge ad un'ulteriore formulazione, divenendo una domanda sul luogo dell'essere. I tre termini, senso, verità e luogo, costituiscono tre tappe sul cammino del pensiero. In tal senso, il termine topologie rientra nell'ambito delle riflessioni sullo Zeitraum che qualifica l'evento dell'essere. Vincenzo Vitiello fa di questo concetto la propria cifra tematica, non già perché percorra lo stesso sentiero heideggeriano, bensì perché svolge una pratica topologica. Il concetto di topologia caratterizza il percorso filosofico di Vitiello, dalla pubblicazione del 1992, Topologia del Moderno, fino alla più recente del 2013, L'Ethos della Topologia. Per spiegare cosa intenda con topologia, Vitiello utilizza una metafora non a caso spaziale. Essa è come un castello che si compone di luoghi diversi da abitare. I luoghi diventano, scrive Vitiello, luoghi attivi, che attraggono e provocano, interrogano, respingono anche, in ogni caso distolgono da ogni inquiete. Fine della citazione. La topologia di Vitiello è pratica filosofica, prima che posizione teorica, nel senso che si configura come l'esercizio ermeneutico svolto dallo studioso nel proprio confronto con la storia della filosofia, in cui si muove non seguendo una linea temporale, ma tenendo insieme autori anche lontani nel tempo, ma affini nella propria posizione filosofica. Ciò che Vitiello esplicitamente chiarisce è che però la sua topologia non è una topologie des Seins, come quella heideggeriana. Cito, all'inizio forse usato sotto l'influenza di Heidegger l'espressione topologia dell'essere, ma da tempo evito tale locuzione. Non ho alcun interesse a comporre morfologie, a descrivere forme strutturali dell'essere o dell'evento. La topologia è volta al facere e alle possibili condizioni del facere, non all'essere. Fine della citazione. Per comprendere la topologia praticata da Vitiello è necessario rivolgersi all'idea di presente cui lo studioso si rifà. Vitiello tematizza un più originario spazio del tempo, ora, da intendersi come uno spazio-tempo che contiene quelle che definiamo le fasi temporali. Tale orizzonte temporale non nega il passare del tempo, ma lo contiene, lo tiene in sé. Il tempo si dispiega nello spazio del presente come stabile orizzonte di ogni tempo, che però al proprio interno si articola e differenzia. Vitiello paragona l'orizzonte del tempo, cito, al modo stesso del cielo, in cui accadono il giorno e la notte. I mesi, gli anni, le stagioni, ma esso non si muove, sta. Fine della citazione. In quest'idea di Corà come orizzonte che tiene in sé il tempo, risuona fortemente la lezione heideggeriana dello Zeitraum. Lo spazio-tempo è il rapporto più originario della stessa relazione di spazio e tempo, che come si legge nei Beiträge zur Philosophie, cito, appartiene alla verità nel senso dell'essenziale presentarsi dell'essere, Erwesung, in quanto evento. Fine della citazione. Le tre dimensioni temporali sono apertura reciproca, generando un'unità in virtù del gioco reciproco di passare l'una nell'altra, tale per cui ogni estasi temporale, pur essendo distinta dalle altre, vi è intrinsecamente connessa. Tale arrecarsi reciproco genera la cosiddetta dimensione più originaria, che tiene insieme l'estasi del tempo, in cui affiora la forte vicinanza al concetto di ora tematizzato da Vitiello. La topologia di Vitiello potrebbe essere pensata anche come una pratica che tenta di abitare lo spazio-tempo dell'Ereignis e non soltanto come un pensiero sull'Ereignis. La topologia di Vitiello è un pensiero che cerca di rimanere presso l'evento dell'essere senza la pretesa di trovare un luogo più originario, tanto che Vitiello definisce la topologia, cito, come la ricerca del luogo, dei luoghi più profondi della storia, ma nella luce dell'utopia, fine della citazione, intendendo utopia in senso etimologico, come non luogo, poiché U indica la negazione, mentre topos luogo. La topologia come ethos può essere intesa come un abitare camminando per i luoghi del pensiero, che non trova sosta. Essa non disvela il mistero, bensì lo abita, poiché rimane presso tale orizzonte senza alcuna pretesa di poter dire l'essere. In questo si risente la lezione heideggeriana di una verità come disvelamento che ha un rapporto privilegiato con il velamento, oltre che un'affinità tra la proposta ecologica di Mazzarella e la pratica topologica di Vitiello. In fondo è anche lo stesso Mazzarella a metterci su questa strada, cito. La topologia dell'essere è l'altra faccia dell'ecologia che la Seinsfrage richiede. In questa topologia che si converte in ecologia, la tecnica si riporta a quella che è una dimensione essenziale del soggiorno. Fine della citazione.
Ed è l'aspetto topologico dell'essere che Mazzarella tematizza la necessità di un ethos autentico che anche Vitiello ha tentato. Nella pluralità di voci della scuola non scuola napoletana, anche Aldo Masullo si è confrontato con il pensiero di Hegeliano, con una postura lucidamente critica che soprattutto alla luce del concetto di vita lo avvicina al lavoro di Eugenio Mazzarella. Mazzarella critica il solipsismo del Dasein in Design on Sight, che si comprende eigentlich soltanto nell'angoscia, peculiare situazione emotiva, che permette al Dasein di comprendersi come nullo fondamento di una nullità. Non di meno Mazzarella sottolinea come Heidegger tralasci gli aspetti ontici dell'esistenza in nome della propria ontologia. In particolare, ciò che Heidegger non riconosce è la parimenti autenticità della natura di interdipendenza, quella che Mazzarella indica come brevità comunionale, presso cui la vita accade. È originale alla vita il proprio venire e deve venire presso gli altri, cito. Questa connessione affettiva, questo modo in cui la vita umana è originariamente affetta, in se stessa e da se stessa, è la struttura originaria della posizione dell'uomo nel cosmo. Fine della citazione. Heidegger considera autentici quegli aspetti del Dasein propriamente ontologici, che permettono di pensare l'essere tralasciando quelli ontici. Proprio per questo il progetto mazzarelliano di scandaglio delle ricadute ontiche si differenzia dall'ontologia hegeliana. Rispetto a tale posizione, Masullo problematizza il concetto di facticitet alla luce dell'apaticità, nonostante ne riconosca l'inedito passione avanti verso la vita che questo concetto compie rispetto, per esempio, al concetto fenomenologico di intenzionalità. L'intenzionalità che esprime la relazione con il mondo diventa nel pensiero hegeliano una relazione affetta, colorata emotivamente, dove per emotività si intende propriamente una qualità ontologica dell'esserci e non più una valutazione descrittiva dell'emozione come, cito, evento antropologico. Fine della citazione. La fattualità dell'esistere diventa centro nel pensiero hegeliano per qualificare la relazione con il mondo che la fenomenologia aveva già introdotto con l'intenzionalità. Tuttavia l'affettività di Heidegger, scrive Masullo, pone nel coinvolgimento partecipativo il solo possibile contatto con l'essere stesso, delle cose e dell'umano, dunque la sola possibile transitività verso l'altro. Essa, insomma, muove ancora nella dimensione del conoscitivo. Fine della citazione. Secondo Masullo, l'apertura affettiva al mondo supera senza dubbio il teoreticismo husserliano, ma non riconosce il carattere più originario della vita stessa. L'affettività originaria concerne la vita che sente se stessa, la dimensione del pativo come originario sentire in cui la vita vivente diventa vita vissuta, che è indicibile proprio perché il sentirsi della vita da parte della vita stessa. Nonostante dunque la lettura fenomenologica che ha realizzato il passaggio, cito, dall'idealità dell'intenzione alla fattualità dell'affezione, l'affezione hegeliana rimane orientata alla transitività e relatività del conoscere, mentre il patico riguarda la vita tutta concentrata nell'intransitiva e assoluta purezza del suo senso immanente. Fine della citazione. Dal momento che il pensiero di Heidegger è mosso dalla domanda sull'essere, allora egli reindirizza la fatticità della vita alla relazione con l'essere. Ciò che Masullo segnala è quanto sia proprio lo sviluppo di un concetto di patico a partire dalla fatticità a restituire al pensiero l'orizzonte della vita che sente se stessa. Rispetto a tale posizione critica, quella assunta da Mazzarella potrebbe essere pensata come complementare. Mentre Masullo rivendica la fatticità della vita che sente se stessa, Mazzarella sottolinea il vincolo comunionale presso cui la vita accade e sente se stessa. Avviandomi alle conclusioni, vorrei dedicare infine un piccolo spazio all'impegno filosofico di Roberto Esposito, che sempre nell'ottica della eterogeneità tematica della scuola non scuola napoletana, interroga il pensiero hegeliano in ambito politico. In pensiero istituente, egli prende in esame il paradigma ontologico-politico che nasce dal pensiero di Heidegger. Secondo Heidegger, la tecnica, come carattere più proprio della contemporaneità, abbraccia anche la politica, che diventa inevitabilmente tecnicizzata. Quest'idea di una tecnicizzazione del politico, Esposito sottolinea, conduce, cito, ad un esito destituente. Visto che la politica è tutta tecnicizzata, l'unica via è disattivare i meccanismi e i dispositivi politici. La lettura invece che propone Esposito è tutt'altro che in politica. La questione della tecnica è materia del conflitto politico, non lo elimina, si confligge anzi per dominare la tecnica. Più che depotenziare la politica, la tecnica è al centro del conflitto politico. Per questioni di tempo è impossibile approfondire ulteriormente queste pur sempre interessanti e rilevanti analisi.
Abbiamo tuttavia ritenuto importante, seppure a volte solo per accenni, rendere visibile la complessità e la diversificazione della scuola non scuola napoletana, cogliendo attraverso le voci di grandi maestri la possibilità non soltanto di dialogare criticamente con Heidegger, ma anche di vivificare il pensiero di Heidegger, pensatore indomabile, eppure pensatore capace di indicare ancora ciò che è da pensare. Grazie. Grazie a te, Alex, per questa bella ricostruzione dei lineamenti della scuola non scuola che ha fatto scuola napoletana, di cui pagheremo le royalties a Simone Venezia, perché è brillante come definizione. Più bella di quella del contesto, diciamo, che è un po' anonima, diciamo, tende al grigio. E credo che... Scusate perché... C'è Valentina Surace, Valentina Surace che ci parlerà di un altro contesto, di Caterina Resta e l'interpretazione geofilosofica di Arno. Ma anch'io stai cercando di capire la stessa cosa, ma mi sarebbe più comodo. Sì. Però se ci riesci, facciamo scuola anche in questo. Facciamo scuola anche in questo. Ah, bisogna essere solo primo. Grazie. Ma tante cose sai, nostro. Perfetto, okay. Grazie. Grazie mille per l'ospitalità, sia agli organizzatori appunto di queste giornate di studio, sia all'Università La Sapienza. E allora mi avvio visto i tempi. Allora, nell'ultimo trentennio un originale e significativo contributo alla ricezione di Heidegger in Italia lo hanno dato sicuramente i numerosi studi di Caterina Resta. Nella prima monografia del 1988, La misura della differenza, Resta pone le basi per la sua successiva interpretazione. Heidegger è un pensatore della differenza, non solo nel senso della differenza ontologica tra ente ed essere, ma anche della differenza, der Unterschied, che attraversa l'essere stesso. La differenza, nota Resta, non può che essere austragen, far sì che gli opposti restino opposti, senza possibilità di conciliarsi, coappartenenza dei due termini, ma nello Unterschied, nella separazione differenziale, che non può dar luogo a nessuna Aufhebung dialettica, a nessuna sintesi. L'austrag, nel lessico heideggeriano, indica generalmente il ruotare l'uno intorno all'altro di essere ed ente, i quali sono separati e tuttavia riferiti l'uno all'altro. Resta, evidenzia tuttavia, come l'essere stesso si dia nella divergenza, l'essere è il differire, il tra, la linea mediana in cui si costituisce l'unità iniziale in se stessa differente del sé con l'altro. La stirpe metafisica, la stirpe decaduta, così la chiama Heidegger nel suo commento alla poesia di Trakl, dimentica che nel primo inizio la differenza è esperita come il fiusis, la avverte come maledizione. Tuttavia, solo il tentativo di prevaricare da parte dei differenti è maledizione, non la differenza, che è un dono. Il fatto che l'essere si doni come differenza significa che non è un fondamento stabile, ma un fondamento abissale, che non è collocabile né alla fine né al principio del movimento del differenziarsi, ma è questo stesso movimento. E pertanto che Resta suggerisce che allorché Heidegger indica il compito del pensiero nell'essere in cammino, allude non solo al fatto che l'essere è ciò verso cui bisogna incamminarsi, ma anche al suo darsi in cammino. Il Weg appartiene all'essere come differenza, al suo darsi tracciando il cammino che il pensiero deve percorrere. Partendo da questo presupposto, Resta intraprende un'interpretazione geofilosofica del pensiero heideggeriano che è esposta soprattutto nelle monografie degli anni 90, Il luogo e le vie e La terra del mattino.
rovesciando il luogo comune di uno Heidegger provinciale, pensatore reazionario del gergo dell'autenticità, mi riferisco ad Adorno, o fautore del mito del radicamento, Levinas, motivi che lo ricondurrebbero nell'alveo dell'ideologia folkish, e considerando altresì riduttivo urbanizzarlo, come fa Gadamer, resta, non rinuncia a restituire il suo pensiero alla località a cui è legato, mostrando che non si tratta di un legame riconducibile al motivo Bluttumbode. Senza dubbio, nel denunciare la Heimatlosigkeit dell'uomo moderno come un evento epocale, Heidegger sostiene la necessità di una nuova Bodenständigkeit, la necessità che l'uomo abiti sulla terra e pervenga la propria Heimat. Tuttavia, l'abitare heideggeriano non va inteso come un radicamento nel segno dell'autoctonia che lascia fuori ogni alterità, ma come l'affermazione di un'eteronomia costitutiva che impedisce ogni essere a casa. Resta, sottolinea come fin da essere tempo, infatti, emerga la priorità ontologica dello spaesamento dell'esserci in quanto essere nel mondo. In particolare, nel paragrafo 40, dedicato all'angoscia, che riprende l'esserci dalla fuga deiettiva del sentirsi a casa nel sì, Heidegger dichiara il non di casa come il fenomeno più originario. Il che significa, e cito, nota resta, che la differenza è l'origine o l'assenza di origine di ogni identità. Inoltre, nel paragrafo 57, riferendosi alla voce amichevole ed estranea della coscienza, Heidegger utilizza l'espressione es Luft, dove es suggerisce ancora resta, e ciò a partire da cui io stesso sono costitutivamente come altro. Considerando l'estraneità non conseguente alla perdita di una familiarità già data, ma precedente ontologicamente a ogni divenire di casa, Heidegger penserebbe dunque l'abitare non come ethnos, razza, folk, bensì come ethos, come soggiorno in prossimità del non familiare. Nell'epoca della tecnica moderna, in cui il tramonto della verità dell'essere si compie mediante il crollo del mondo e la devastazione della terra, l'uomo è più spaesato che mai. Di conseguenza, il bisogno di un ethos è più urgente che mai. Heidegger riconosce lo sradicamento come destino dell'Occidente, la terra della sera, che non è geograficamente delimitabile, poiché corrisponde all'intero pianeta destinato a tramontare, ma intravede altresì l'albeggiare di una terra in cui radicarsi, una terra del mattino, un oriente che non corrisponde a quello della geografia fisica, ma a un paese del non dove, di una geografia dell'immaginare. Per resta, è in direzione della promessa di questa terra che Heidegger non ha mai cessato di camminare. Il rapporto tra casa e non di casa, proprio ed estraneo, è approfondito ulteriormente da Resta attraverso un confronto con lo Unheimliche di Freud, in L'inquietante estraneità del familiare Freud e Heidegger, e con la Wanderung di Hölderlin, La legge segreta della migrazione, che è un saggio del 2020. E qui Resta osserva che nell'inquietante estraneità è esibita la stessa posta in gioco della scoperta freudiana dell'inconscio, ossia quel limite, quel margine, a partire dai quali il soggetto incontra quell'altro che già da sempre lo costituisce. Lo Unheimliche è perciò un altro nome per la differenza, il tra che separa e unisce differenti. Non indica semplicemente l'aspetto perturbante del ritorno del rimosso, ma il carattere fondamentale dell'essenza umana, come Heidegger dichiara in Essere tempo, sia a proposito e anche a proposito della definizione dell'uomo desunta dal coro dell'Antigone Sofoclea come to dei noteton, ciò che vi è di più inquietante. Il non essere di casa nello a casa, evidenzia Resta, rivela l'uomo come in se stesso differente, prescrivendogli il divenire di casa nel non essere di casa. La legge che determina il rapporto tra il proprio e l'estraneo è per Heidegger il lascito più importante di Hölderlin, che in una lettera indirizzata a Bohlendorf scrive: il proprio deve essere imparato bene quanto l'estraneo.
il libero uso del proprio è la cosa più difficile. Utilizzando un termine coniato da Derrida, secondo Resta sarebbe in gioco qui la legge di ex appropriazione, ossia la costante tensione tra appropriazione ed espropriazione che impedisce in ultima istanza ogni appropriazione. L'uso del proprio, infatti, può dirsi libero solo nella misura in cui si libera da ogni forma di possibile riappropriazione dell'origine, in quanto il proprio non è un dato, ma un compito. Appropriarsi del proprio è la cosa più difficile, anzi in un certo senso impossibile, poiché comporta l'attraversamento dell'estraneo che non si può superare attraverso una aufhebung dialettica. Non vi è ritorno possibile se all'origine non vi è un proprio, un essere a casa. La legge del proprio è dunque la legge segreta di una migrazione che disvela l'unità in sé differente di località ed erranza, asilo ed esilio. Inoltre, poiché l'estraneo da attraversare non può essere dialetticamente assimilato e tolto, la legge della migrazione è anche, sostiene Resta, legge dell'ospitalità. L'ospite, per Heidegger, è la presenza del non di casa nell'essere di casa. L'ospite trasforma il pensiero di casa in un costante ricordo dell'erranza nell'estraneo. L'ospite, conclude Resta, con implicito richiamo all'attualità, ci rammenta che siamo migranti e che solo in quanto migranti diveniamo davvero abitanti. Un altro ambito di ricerca all'interno del quale Resta ha dato un significativo contributo ermeneutico è la questione della tecnica. Nel volume Nichilismo, tecnica e mondializzazione del 2013 e anche nel recente saggio Alle origini del pensiero della tecnica del 2021, Resta ha il merito di evidenziare come a determinare la svolta in direzione di un'ontologia della tecnica e in questa prospettiva di un'originale interpretazione di Nietzsche e del nichilismo fu l'incontro decisivo con Ernst Jünger. Jünger, infatti, scorge la matrice ontologica della tecnica. Essa, in quanto mobilitazione totale, è l'espressione di una volontà di potenza che pervade tutti gli enti e non vuole nient'altro che l'accrescimento di sé. Il lavoratore, a sua volta, nomina in chiave metafisica la forma dell'umanità che si compie nell'ammaestramento dell'ente nel suo insieme. La tecnica, dunque, sul piano ontologico, designa non l'insieme degli strumenti di cui l'uomo si serve, ma un modo epocale del disvelamento della verità dell'essere che dà la sua impronta alla totalità degli enti. Proprio a causa di questo aspetto totalizzante, Resta parla di una nuova forma di totalitarismo. Per indicare la congiunzione di volontà di potenza e tecnica, Heidegger impiega prima il termine Machenschaft, da Machen, fare, la macchinazione come essenza dell'essere che pone la totalità degli enti nella fattibilità e fattività. E poi a partire dalle conferenze di Brema il termine Gestell, la riunione di quel richiedere che provoca l'uomo a disvelare il reale come fondo, facendo sì che pensi di impiegarlo liberamente, mentre a sua volta servito e ridotto a risorsa umana da usare e usurare. Resta ha il merito inoltre di mostrare come la denuncia del carattere totalitario della tecnica proceda insieme alla resa dei conti con il totalitarismo politico. Nella memoria difensiva del 1945, Heidegger afferma che ciò che Jünger pensa con i concetti di mobilitazione totale e lavoratore è nient'altro che il dominio universale della volontà di potenza nella storia. E a tale realtà va oggi ricondotto tutto, lo si chiami comunismo o fascismo o democrazia. Nei trattati inediti, una sorta di parola testamentaria per i venturi, maturerebbe, secondo Resta, il tentativo più audace di Heidegger, ovvero una radicale decostruzione del potere, che a partire dal piano ontologico investe quello dell'attualità politica, ma anche quello del politico in quanto tale. Nella storia dell'essere coi non, Heidegger, concentrandosi sui caratteri fondamentali della Machenschaft, violenza, Gewalt e potere, Macht, fa una disamina dell'essenza della Macht.
Il tema dominante, nota Resta, è l'assoluta insensatezza del potere, la sua totale mancanza di scopo, il suo violento eccesso costitutivo, che mira solo all'accrescimento di sé. Heidegger interrogherebbe dunque l'essenza del potere per pensarlo altrimenti, non come Macht, ma come Walten, una potenza incondizionata, non riconducibile al potere sovrano, che è esperita nel primo inizio, nella Physis, come Das Waltende Aufgehen. Resta suggerisce come soprattutto in Besinnung Heidegger tenti di pensare quest'altra potenza attinente all'essere, il senza potere, al di là del potere e del non potere, al di fuori del potere e del non potere. Il senza potere, Macht los, non è l'impotenza, un Macht, né il non potere, un Macht, che come negazioni restano nella sfera del potere, ma è sciolto dal potere, al di là di esso. Dunque, dall'incrocio di queste direttrici tematiche, Resta ha formulato infine, con Heidegger e oltre Heidegger, un'originale prospettiva geofilosofica, attraverso cui interpretare l'attuale catastrofe ecologica come esito fatale del tecnototalitarismo e imprimere una svolta radicale per ritrovare il senso del nostro abitare sulla Terra, insistendo sul compito etico di un'assunzione di responsabilità per la sua salvaguardia. E quindi riferisco a questo saggio del 2023, La fine del mondo, geofilosofia della catastrofe ambientale. Secondo Resta, la catastrofe ecologica va considerata non un mero disastro ambientale, come se riguardasse solo la natura, ma un vero e proprio suicidio culturale, in quanto è il risultato dell'azione dell'uomo che rischia a sua volta l'estinzione. L'ecologia, in quanto scienza dell'oikos, la casa comune intesa come biosfera e litosfera, non sarebbe in grado di comprendere le ragioni che hanno condotto l'uomo occidentale a intraprendere una progressiva manomissione della natura. La geofilosofia è l'unica in grado di collocare la catastrofe ecologica entro il quadro più ampio della ratio del pensiero occidentale e del modello di sviluppo tecnico, scientifico, economico che ha imposto. Pertanto, per affrontare adeguatamente la catastrofe ecologica è innanzitutto necessario cogliere l'essenza non tecnica della tecnica moderna, ossia il fatto che essa, come ha sostenuto Heidegger, non è uno strumento nelle mani dell'uomo né l'aspetto applicativo del sapere scientifico, ma un modo totalitario di pensare l'insieme degli enti. Per imprimere un significativo cambio di rotta occorre, in una prospettiva geofilosofica, riconsiderare la Terra il luogo del soggiornare dell'uomo. Per comprendere il senso di questo abitare, Resta riprende dal geografo Augustin Beck il termine ecumene, che nel mondo antico designava la Terra abitata dall'uomo e la loro relazione, che è fragile e precaria, perché non è naturale, ma dipende dalla cultura, che deve ogni volta trovare nuove forme di accordo. L'ecumene non è dunque solo la biosfera o la litosfera, ma è la terra trasformata in mondo, in casa in cui abitare insieme agli altri viventi. Resta, in modo particolare, mette in risalto il carattere costitutivamente etico-politico del soggiornare dell'uomo. Se abitare fin dall'inizio una questione etica e non semplicemente ecologica, non occorre ricercare i principi di un'etica ambientale, perché l'etica ecumenale è un'etica originaria che prescrive non solo di salvaguardare tutte le differenti forme di vita, ma anche quegli aspetti geosimbolici che caratterizzano le differenti culture e che rendono ogni luogo singolare e unico, in quanto è una stratificazione geostorica e il punto di convergenza di quelle coordinate che Heidegger ha rappresentato con la figura del Gefilt, la quadratura tra cielo e terra, divini e mortali. Grazie.
grazie, grazie a te Valentina per aver illustrato e ricondotto le diverse tematiche emerse, diciamo, dagli scritti di Caterina, diciamo, una prospettiva geofilosofica che è molto originale. Passiamo all'ultima relazione odierna, che è quella di Alberto Zali, intitolata, ritorniamo a Genova, è intitolata Il Nulla, il Logos e la Fede, note sulla recezione degli scritti di Heidegger nella scuola di Alberto Caracciolo. Sì, innanzitutto vorrei ringraziarvi, dato che questa è per me non soltanto un'occasione di confronto intorno a tematiche a me care, ma anche un'opportunità per pagare un debito di riconoscenza nei confronti della scuola filosofica nella quale mi sono formato e di cui oggi proverò a raccontarvi qualcosa. E schematicamente, in primo luogo, prenderò in analisi la ricezione degli scritti heideggeriani ad opera di Alberto Caracciolo, filosofo di origine veronese che nel 59 introduce nell'Ateneo genovese lo studio sistematico del pensatore di Metzkirch. Faccio attraverso un'intuizione, una chiave interpretativa personalissima e vorrei dire innovativa all'interno del panorama filosofico e culturale italiano dell'epoca, in cui Heidegger veniva per lo più considerato estrema propagine di un certo romanticismo, quando non proprio pensatore razionalista o nichilista. La sua intuizione intorno alla quale fa scuola e che agisca in Heidegger una dimensione religiosa in maniera per lo più implicita e tuttavia decisiva. In secondo e terzo luogo, rispettivamente, prenderò in considerazione le interpretazioni di due tra i suoi più brillanti allievi che più a lungo si sono confrontati col pensiero di Martin Heidegger, cioè Giovanni Moretto e Francesco Camera. In conclusione vorrei articolare qualche critica a questo paradigma interpretativo, fermo restando che la critica è a mio avviso sinonimo di interessamento e un tentativo di rimettere in circolo pensieri che possono forse rischiarare la lunga notte del nichilismo contemporaneo. Ma procedendo con ordine, nell'89, nel più volte ricordato numero dell'Archivio di Filosofia dedicato alla recezione italiana di Martin Heidegger, Caracciolo pubblica una breve nota autobiografica nella quale esplicita gli interessi che animarono un trentennale confronto con l'opera heideggeriana, interessi che coincidono schematicamente con il problema della morte, del tempo e di Dio e che rimandano, come anticipato, a uno sfondo religioso. Dopodiché rende note le letture parallele che accompagnano il suo avvicinamento all'opera di Heidegger, e quindi Croce, Kant e Jaspers. Di questa triade voglio isolare il momento kantiano per ragioni che a mio avviso risulteranno evidenti a breve. In terzo luogo isola alcuni scritti dalla Silloge di Studi Heideggeriani, allora di imminente pubblicazione, che possono essere per noi un punto privilegiato per accostarci a un'opera altrimenti densa e ricca di tematiche. Anche qui procediamo con ordine e chiediamoci perché Kant. La ragione appare evidente solo che si consideri lo scritto del 60, che riprende, come ricordato dal mio collega precedentemente, il corso del 59, il cui penultimo paragrafo è dedicato al 23° Design und Zeit, dove, come è noto, Heidegger istituisce una sottile Auseinandersetzung con il filosofo di Königsberg intorno al saggio che cosa significa orientarsi nel pensiero. L'implicito della lettura caraccioliana è tuttavia che questo saggio non viene valorizzato abbastanza. Heidegger si sofferma sulla trattazione dell'orientamento nello spazio sensibile, che tuttavia in Kant ha funzione solamente analogica per sollevare il problema dell'orientamento nello spazio intellegibile in cui siamo già da sempre situati, nello spazio della trascendenza. E Caracciolo nota su questo tema, non trattato da Heidegger, innegabili affinità, per cui cito: il protagonista dell'opera heideggeriana, infatti, il Dasein, l'esistente situato ultimamente non nella concretezza spazio-temporale mondana, ma oltre questa, nello spazio del nulla. La tentazione di assumere il Was-Heißt, sich im Denken orientieren, come base per un raffronto tra la posizione di Kant e la posizione di Heidegger è ovviamente forte.
E purtroppo per noi lettori Caracciolo resiste a questa tentazione al fine di articolare alcune critiche all'inflessione paolina con cui Heidegger tratta il Besorgnis, sulla quale non ritorno, dato che già il collega ha avuto modo di dire qualcosa. Preferisco continuare su questa linea, prendendo in considerazione un altro saggio dedicato al problema dell'orientamento nello spazio della trascendenza, Kant e il nichilismo del 75, nel quale Caraccio legge i risultati a cui perviene la critica della ragion pura kantiana attraverso categorie prese a prestito da Essere Tempo, e segnatamente scrive: Geworfenheit, Unheimlichkeit, Ungewissenheit sono termini che possono affiorare per descrivere la situazione metafisica dell'uomo quale risulta dalle conclusioni teoretiche di Kant, se non che nella prospettiva di Kant l'uomo si trova geworfen nella realtà e nella Weltgeschichte come essere cui è costitutivamente presente la pratica Vernunft. Ora si tratta di un passo interessante per molteplici motivi. Mi limito a segnalarne due. Qual è il Kant che Caracciolo tiene presente in questo scritto? Sicuramente quello dell'oceano tenebroso, senza sponde e senza fari, nel quale la ragione conoscitiva incappa nel tanto che spinge all'estremo le proprie pretese conoscitive. Spazio e orizzonte oltrepassante e inoltrepassabile che tuttavia non la annichilisce e la chiama piuttosto ad incontrare la propria destinazione etica. Questa antinomia così configurata anticipa quella a suo avviso presente in Essere Tempo tra niente oggettivistico e nulla come spazio del religioso. In secondo luogo, dicevamo, la praktische Vernunft, in questo senso il Kant della seconda critica è oltre Heidegger, per Caracciolo, nel tanto che fornisce un criterio orientativo nel vasto mare non appena dischiuso. Criterio orientativo che assume nella riflessione caraccioliana una dimensione autonoma, viene tradotto nei termini dell'imperativo dell'eterno, imperativo dell'eterno che è chiave interpretativa della svolta in Heidegger. Attenzione a questo punto perché è un po' particolare, Heidegger dedica pochissime pagine all'eterno inteso in senso positivo, Caracciolo non ha in mente l'eterno come perdurare nella semplice presenza, ma non l'ha in mente del resto neppure in termini heideggeriani, possiamo dirlo, pensa al sinodo di valore e letizia, al sommo bene kantiano in accordo a cui il mondo è chiamato a divenire e che redime l'immane potenza del negativo che domina e che regna nelle nostre esperienze. Ora, dicevamo, la svolta risolve questa oscillazione sulla quale anche non torno tra niente oggettivistico e nulla religioso, e quindi tra l'essere come trascendentale vuoto che riduce ogni dinamica coscienziale alla stupidità della pietra, alla nuda matericità, e nulla religioso come misterioso deposito di senso. Ecco, risolve questa oscillazione in favore del secondo polo. E a tale proposito scrive: lo Heidegger è venuto sempre più centrando il discorso sul nulla che si converte in essere, sulla parola dell'essere che si rivela insieme occultandosi all'uomo, su quella parola in cui si illumina il senso del mondo. Ecco, la morte da cieco annientamento diviene scrigno del nulla come mistero ontologico. Il Sein, e dunque Sage, scusate non ho detto, questo era uno dei due contributi citati nella nota, la filosofia come metafisica, la frase che segue invece è nel nulla come spazio del religioso imperativo dell'eterno. Il Sein, e dunque Sage, è qui il luogo d'origine, ideale, uno storico naturalmente, dell'ermeneutica. Ma anche su questo plesso problematico pure interessantissimo vado veloce, dal momento che mi ci soffermerò trattando di Moretto e Camera, mi limito a dire tre cose rapidamente. Qui sarebbe da trattare il discorso caraccioliano sui diversi modi della corrispondenza nell'evento linguistico, quindi in secondo luogo la struttura linguistica dell'evento, e in terzo luogo, e questo conviene esplicitarlo, il passaggio dal paradigma etico in senso lato della Entschlossenheit, della risolutezza che egli traduce ancora decisione precorritrice di cui Essere Tempo, che accosta a una morale eroica e assurda, per così dire, a il paradigma della Gelassenheit, quindi del docile ascolto nel libero abbandono di una parola che non viene immessa nelle cose, di un senso che non viene progettato dall'esserci, ma viene piuttosto riconosciuto, ascoltato come dettato dalle cose stesse. Su questi temi, dicevo,
si incentra la riflessione di Giovanni Moretto, che già dottore in teologia, nel 72 si laurea sotto la supervisione di Caracciolo con una tesi sull'esperienza religiosa del linguaggio in Heidegger, che nell'anno successivo esce come volume autonomo, volume densissimo che non abbiamo ovviamente il tempo di ripercorrere in questa sede. Mi limito a dire quello che è il problema che intendo affrontare, e cioè segnatamente documentare la struttura linguistica dell'evento nelle opere che precedono la Silloge di scritti heideggeriani, Unterwegs zur Sprache, curata dal suo maestro, fino dalla Habilitation Schrift sulle categorie nello Pseudodum Scoto, passando per Essere Tempo, dove la presenza del linguaggio è preponderante al di là dell'esplicita trattazione fornita nei paragrafi 34 e 68. E poi le conclusioni teoriche a cui perviene. Moretto è convinto che la speculazione heideggeriana sia alimentata da una fede filosofica di jaspersiana, ma aggiungiamo noi qui di kantiana memoria, e cioè da una teologia libera ed ecumenica, cito, che ha i suoi sacerdoti non negli interpreti di libri sacri, ma negli uditori della parola, che ovunque sanno vedere il miracolo e la grazia. Preferisco però soffermarmi su un breve, più agile contributo, che esce sempre nel numero ricordato dell'Archivio di Filosofia, Linguaggio e Giustificazioni Martin Heidegger, nel quale Moretto prende le mosse da un enigmatico riferimento allo scrittore Nossack, che compare in un protocollo della conferenza di Tempo ed Essere, citazione che recita così: ma l'imputato faceva cenno di no, doveva presentarsi, se fosse stato citato, angerufen, ma chiamarsi in giudizio da se stesso, questa era la cosa più assurda che potesse fare. Moretto nota che l'immagine del tribunale non ricorre spesso negli scritti heideggeriani, dove ricorre, come ad esempio in Essere Tempo, in riferimento all'interpretazione kantiana del Gedissen, ricorre come criticata, e tuttavia sostiene che sia qui implicito un invito ad interpretare il rapporto tra essere ed esserci, i pensatori, nei termini di una chiamata a giudizio. Ma qui occorre intendere giustizia non in termini ovviamente legalistici e morali, ma in termini ontologici, ovviamente fra virgolette, e la dica dei presocratici, il logos come senso e salvezza in quanto oggetto primo della teologia, e dedica alcuni paragrafi del saggio al dialogo tra il filosofo di Meschier e Leibniz e Nietzsche sul problema del principio di ragione sufficiente, sui quali non mi soffermo. Anzi, sinteticamente, Leibniz risponde alla domanda sul perché dell'essere piuttosto del nulla, appellandosi a un principio teologico. Heidegger, nello scritto sull'essenza del fondamento, converte, dice Moretto, la teodicea in antropodicea, e cioè il fondamento è liberamente fornito dall'esserci, ma si tratta di una conversione solamente momentanea, poiché già nell'ultimo corso marburghese, che gli traduce principi metafisici della logica, compare la famigerata parola di chere. Allora, il piuttosto che costitutivo del principio di ragione sufficiente, deve essere inteso come non come virtù evocatrice di un nulla che si risolve nella vuotezza del trascendimento del Dasein, creatore ex nihilo di mondi e strutture, ma come virtù evocatrice di un nulla, cito, che si afferma in tutta la sua potenza nullificatrice, che per essere tale non può che identificarsi con la forza luminosa dell'essere. E conclude il saggio con alcune domande molto significative. L'essere chiama in giudizio l'uomo. L'uomo è chiamato a rispondere alla parola dell'essere, parola che accade gratuitamente. Ma allora, dice Moretto, Heidegger tiene sempre ferma quella che è stata dagli interpreti chiamati la differenza teologica tra Dio ed essere. E tuttavia, se predichiamo dell'essere i caratteri che tradizionalmente sono stati predicati del Dio, segnatamente del Dio cristiano, allora non si vede come questa differenza regga. Ma che cosa cambia? Cambia il fatto che questa divinità a cui Heidegger implicitamente farebbe riferimento non dipenderebbe dall'adesione ad una confessione particolare, quindi necessariamente esclusiva, ma sarebbe, per così dire, accessibile agli uomini in un sapere che in fondo un esperire agli uomini di buona volontà. In terzo luogo, dicevamo alcune parole su Francesco Camera.
che si laurea con Caracciolo con una tesi sul problema del tempo e che dedica la più parte delle sue ricerche alla storia dell'ermeneutica, in particolar modo al paradigma heideggeriano. Attraverso questo paradigma, in un volume dei primi anni 2000, opera un correttivo della ricostruzione alla ricostruzione gadameriana, che ridurrebbe Heidegger a un mero anello nella progressiva universalizzazione del paradigma ermeneutico da Schleiermacher a Gadamer stesso. Gadamer, il quale, almeno in un metodo, si focalizza, utilizzando i termini hegeliani e lui sulla dialettica tra spirito soggettivo e spirito oggettivo, più semplicemente fra singole storia, mettendo, almeno apparentemente, tra parentesi, quella la cosa più complessa sicuramente, tra parentesi, la dimensione dello spirito assoluto, dimensione alla quale tuttavia in prospettiva ermeneutica accediamo come ad una dimensione religiosa. E al problema della verità, quindi in certo senso dell'assoluto, no? E al problema della verità, del suo darsi nella situazione ermeneutica costitutiva dell'esserci, Camera dedica un saggio di recente pubblicazione di Sage des Seins, bei Träge, saggio nel quale approfondisce la correlazione, il nesso tra l'evolversi della concezione heideggeriana di verità e quella di linguaggio. Come si passa dal paradigma dell'Orzotes a quello della Lezeia, della verità come svelamento di una latenza originaria, in cui il nascondimento è più antico, conferenza del 43 ovviamente, rispetto al velamento, così per il linguaggio si passa da un paradigma, per così dire, proposizionale, di cui è paradigmatico il di interpretazione aristotelico, al linguaggio come sigetica dell'essere, sigein, il tacere più originario della parola, che è il risuonare della quiete, e che porgendo uno le cose. Di che dono si tratta, mi avvio verso la conclusione, si tratta di un dono libero di libertà. Saggio del 22, sempre di Camera, la libertà donata. Allora l'uomo è chiamato a corrispondere liberamente a questo sfondo misterioso, che è spazio non già del religioso, ma è spazio religioso. E questo chiama in causa il tema del postulato di senso, cito, con cui deve fare i conti ogni concezione dell'ermeneutica criticamente fondata e che la posizione heideggeriana ha il merito di riproporre all'attenzione della riflessione filosofica contemporanea. Postulato di senso che quindi ci rimanda ad un tema kantiano, al tema già più volte ricordato della fede filosofica, cui Camera dedica parte della sua riflessione in ermeneutica e filosofia trascendentale, un senso che non viene introdotto in maniera arbitraria, ma è già presente in ciascun interprete sotto la forma della legge morale, santa e divina, e che se non si può applicare in toto all'opera heideggeriana, tuttavia denuncia la presenza, se non di una fede filosofica, di una fiducia esistenziale. Concludendo, tre brevi punti che vogliono essere forse provocazioni, non so. Se siamo ritornati a Kant, quindi al punto da cui siamo partiti, occorre chiedersi come riprendere questa tradizione ermeneutica, questa catena rapsodica in maniera significativa. No, l'immagine dello Ione, il poeta e i rapsodi che lo interpretano. Un'immagine, a mio avviso, profondamente sbagliata, impropria per descrivere la tradizione genovese, i cui esponenti hanno tentato una Auseinandersetzung intorno al vero, in cui Heidegger è interlocutore per interrogare il problema filosofico centrale, esistentivo, del religioso. Ma allora come mettere in crisi questo paradigma? Come porre nuove domande? A mio avviso si può fare da un punto di vista filologico, rintracciando la presenza di Kant negli scritti, in particolare immediatamente successivi e anche immediatamente precedenti Essere Tempo, per sondare la consistenza della mossa interpretativa caraccioliana. In secondo luogo è doveroso muoversi su un terreno più teoretico e chiedersi se la speculazione heideggeriana è mossa, come a mio avviso, è mossa da una fiducia esistentiva nella possibilità di un senso. Allora, siamo sicuri che il paradigma della Einstrosenheit venga riassorbito nel paradigma della Gelassenheit o non rimane a memoria di quella che Kant chiamava la eroica fede nella virtù morale, ovviamente mutatis mutandi. Ecco, a mio avviso questa memoria rimane, ma se la possibilità del nullo oggettivistico non è del tutto
non è del tutto tolta, allora occorre chiedersi per quale motivo l'esserci accetta questa scommessa, si proietta e si progetta risolutamente in vista di un mistero che potrebbe anche essere di ostili. Qual è il senso della domanda sul senso dell'essere, il senso della parola attesa nel risoluto percorrimento della propria morte? E cosa desiderano ultimamente gli uomini? E allora concludo: mettere in crisi diviene realmente sinonimo di interessamento e di gratitudine, e significa ereditare una tradizione di pensiero che consente di prendere sul serio la categoria del religioso. Grazie a te per questa ricognizione che ha ampliato ancora di più rispetto anche alla precedente lineamenti della scuola di Caracciolo. E come avrete capito, diciamo, questo convegno non convegno, diciamo, ha una particolarità che non mi è mai quasi capitata. Nel senso, sono presenti le scuole, alcuni capiscuola e molti scolari, per cui, come dire, anche un eventuale dibattito, c'è un conflitto di interessi, patente, per cui attenti a fare domande, diciamo, perché potrebbero partire prima le stroncature, diciamo. Tu come ti collochi? No, io devo fare che... delle domande, no? Eh? Voglio fare delle domande. Fai molte domande, diciamo. Per tutti, quindi... Magari raccogliamo le domande e poi vengono a rispondere. D'accordo. Sì. No. Allora, innanzitutto Costantino, scusa, volevo vedere se è possibile farti, ecco qua, ecco, così ti si vede. Allora, innanzitutto io ringrazio molto perché è stata un fantastico pomeriggio di approfondimento e di risonanza di un lavoro ancora in atto. E ho delle domande a tutti. A Bruno Cassarà, sei stato molto, cioè, da americano, italo-americano, sei stato abbastanza spietato con la... Dov'è Bruno? Con la filosofia americana, no? Lo si può capire. E da quello che mi pareva di captare, tu dicevi che quello che manca di più e in cui la filosofia, diciamo, gli studi heideggeriani italiani potrebbe contribuire a ridestare, è il senso della storicità. Cosa mi dici del rapporto tra Rorty e Vattimo? Perché Vattimo è uno dei pochi italiani che si è infiltrato e penetrato, no? Ed è stato però, diciamo, un po' mangiato anche da Rorty, nel senso che è stata appiattita tutta, diciamo, l'idea anche dell'essere come evidenzialità in Heidegger, come essere dell'attualità, che è già una cosa presente in Vattimo, però lì probabilmente è ancora più... Ecco, se mi dici una parola rispetto a quello che ha dato, avrebbe potuto dare o non ha potuto dare anche per la storicità Vattimo in America. Poi ha molto interessato sia Germano che Zali su Caracciolo. In effetti Caracciolo è come uno un po' in disparte, però quando poi se ne parla uno dice che chapeau, cioè ha messo dei temi che hanno una risonanza. In particolare, Germano lo citava alla fine, io credo che, a proposito della traduzione di Heidegger, che la traduzione a due di Caracciolo e Caracciolo Perotti di Unterwelt zur Sprache sia un assoluto capolavoro di creatività traduttiva, perché se uno va con il testo, saranno due testi diversi. E tuttavia, cioè, quando da Pischelletto cominciai a leggerlo, i Pischelletti sono i più accaniti, no? No, non dice esattamente questo. E invece dopo diceva quello. E naturalmente, soprattutto nel colloquio con l'interlocutore giapponese, è alata la traduzione, no? L'incanto estatico del nulla
il volo d'uccello che non si muove, il trattenersi, però è Heidegger, quindi chapeau anche su questo, no? Questo però ha dato la stura indirettamente ad una tendenza di orientalizzare Heidegger. E secondo me questo non va, no, non va bene, cioè va benissimo, cioè se uno vuole orientalizzare Heidegger, però per, cioè, Heidegger resta, vorrei dire una parolaccia, ma diciamo irreparabilmente occidentale, anche quando pensa il nulla, no? Invece proprio quella traduzione, da un certo punto di vista, sublime, però è stata un po' ambigua. Seconda cosa, sia per Germano che per Zali, lo spazio del religioso è lo spazio, come lo spazio, il positivo del nichilismo, no? Il nichilismo in un'altra versione rispetto a quella jungeriana, no? Quella più religiosa. Io ho l'idea che, mi sono fatto questa idea, che Caracciolo voglia tenere il religioso ancora un po' distante dall'etico, e questo mi trova molto d'accordo. Ho l'idea, però poi litighiamo dopo, che invece in Franco c'è un po' più una torsione etico-ermeneutica del religioso. Probabilmente lì ci vede giusto, valorizzare la purezza del religioso, no? Sempre dal punto di vista occidentale, non orientale. Beh, vado velocissimo. Alessia Gifuni, La scuola campana, non entro nel dettaglio, però vorrei dire, e naturalmente devono rispondere però non i protagonisti, con loro a cena devono rispondere, cioè mi sembra, si può dire che, soprattutto Eugenio, ma insomma un po' questa costellazione, sia il tentativo di fare una cosa che Heidegger non ha mai voluto fare, cioè di fare con Heidegger una antropologia filosofica. Heidegger dice no, nel famoso paragrafo, mi pare, 3, no? Non è antropologia. Why not? Perché non fare, partendo da Heidegger, quello che Heidegger non vuole, ma che forse lui permette di fare? Valentina Surace, sì, è molto suggestivo la differenza come dono, no? Verrebbe da dire, il dono come può darsi ancora? E quando giustamente Resta dice che, richiamando l'essenza della tecnica è non tecnica, no? In quel non c'è il dono, però sembra che non abbiamo più la possibilità di esperire quel non tecnico come il cuore della tecnica. Dove lo troviamo? È una risonanza? Lo so che è una domanda che uno potrebbe dire è oggettivistica, però questo dono è meraviglioso come suggerimento, però il dono di Heidegger è una donazione senza donatore e senza donato. Quindi è come un movimento sospeso. Come possiamo... Va bene. No, credo che sia già troppo, sia tutto. Beh, allora magari nell'ordine in cui vi ha interrogato. O magari mi volevo raccogliere anche se ci posso parlare. Ah, sì, anche. No, io guardavo anche l'orologio e Stefano, ci sono quasi 35. Qualche altra domanda da riprendere. Sì, se ci sono altre domande, certo. Dicevo che... Il dono sospeso è molto napoletano. Ah, sì, dicevo. Caffè sospeso. No, più là devono vederlo. Sì. Caffè sospeso. Allora, due velocissime riflessioni di cornice, ma questo penso serva anche agli organizzatori un po'. Lo accennavo un po' anche Stefano, Costantino. Io sono stato un po' anche di là. Questo ascoltare il momento per ora finale delle singole scuole, delle singole tradizioni è molto bello. Nel senso che è un lavoro che solo chi è dall'interno, però ormai non sono più ragazzi, quindi hanno già un certo distacco critico, ci può offrire forse in futuro. Non era questo l'obiettivo, sappiamo, no? I soggetti attivi in prima persona, però queste tavole paralleli sono state molto interessanti. È venuto spontaneamente, non è stato, esatto, da noi.
esatto, esatto, aggiungerei la seconda osservazione di Cornice. Se noi ci stiamo chiedendo qual è, e poi arrivo alle domande, la interpretazione italiana di Heidegger, tra mille virgolette, questi pomeriggi ci mostrano che la geofilosofia italiana ha tante geofilosofie, no? Cioè che si intrecciano anche, ma che hanno delle sfumature particolari. E quindi metto semplicemente l'intersezione Gifuni e Surace per un campanismo del sud, va bene. Nel senso che mi è più facile questo tipo di percezione, un po' sulla scia anche quello che diceva Costantino, ma allargando lo spettro, mi sembrerebbe che le varie scuole, non scuole napoletane, ma in generale anche l'esperienza, diciamo, siciliana, io se penso anche al mio maestro De Natale, no? Accentino, Costantino diceva l'aspetto antropologico, io direi teor etico, no? Cioè questo tentativo di partire dai testi, quindi in maniera chiaramente storica, storiografica, no? Ma con una postura che è teoretica, ma che vuole essere etica nel senso dell'etica originaria, dell'oikos, dell'abitare, insomma, mi sembrava, ovviamente, date tutte le differenze, che però nelle vostre relazioni questo emergesse, come volevo chiedervi se anche voi lo percepite così, insomma, vi dici qualcosa su questo, ragazzi. Chi si propone? Come domanda, come risposta? Va bene, fate anche le domande, ottimo. Ah, incrociare. No, 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 ma Bruno, tu volevi fare una domanda? Io volevo rispondere. Ah, no, quanta poca. Ci sono, procediamo con le risposte dei relatori. A questo punto venite anche come in ordine sparso, nel senso non è più obbligatorio seguire un ordine alfabetico. L'ordine delle domande di Costantino era abbastanza nell'ordine alfabetico. Qui basta o mi metto forse è meglio, sì. Allora sono responsabile di quello che ho detto. No, allora, quello che io ho tentato di fare non era di essere gratuitamente cattivo con la filosofia americana. Io sono stato formato esclusivamente in America, conosco le virtù e i vizi del loro stile. Se la domanda è cosa l'Italia può dare all'America che all'America manca, per me la risposta è assolutamente l'attenzione alla storia e l'attenzione ai testi. Detto questo, ci sono anche tanti pregi della filosofia americana, anche una certa libertà che a me è piaciuta anche da dottorando. Ma comunque, per quanto riguarda Vattimo e Rorty, allora, io non è una collaborazione che io conosco benissimo. So che loro hanno pubblicato insieme più che altro sulla religione, e che, cioè, se io dovessi riflettere su questa unione, mi sembra un'unione abbastanza utilitarista, nel senso che se Vattimo e Rorty si mettessero a riflettere sulla filosofia in maniera fondamentale, sarebbero in disaccordo su molte cose. Però sul punto della... Ma in generale la presenza di Vattimo in America, anche al di là di Rorty. Ah, beh, la presenza di Vattimo in America è più che altro come filosofo politico. Quindi l'attenzione all'ermeneutica non è un'attenzione come magari potrebbe esserlo qui di vediamo da dove viene l'ermeneutica di Vattimo, vediamo come lui interpreta Heidegger, ma è in virtù del comunismo ermeneutico. Quindi, infatti, altri pensatori italiani che sono riusciti a sfondare in America sono per lo più pensatori che fanno filosofia politica. Roberto Esposito è uno di questi, che viene molto tradotto anche a Gamben, perché comunque parlano dell'attuale e di quello che viene, non parlano così tanto di quello che è accaduto.
Quindi non so, questo è quello che mi viene da rispondere così su due piedi. Grazie. Se posso osservare, è drammatico che tu richiami l'attenzione sui testi, non solo sulla storia. Cioè, il fatto che in America si fa filosofia senza i testi. Spesso è stata intesa come intrattenimento sociale, diciamo, in una visione anche minoritaria, però insomma, non andiamo molto lontano. Ma addirittura parlava di lettura, cioè proprio non solo di testo, ma leggere. No, allora, se posso rispondere brevemente, questo è dovuto a un certo metodo educativo che ha i suoi pro e i suoi contro, ovvero noi in America non facciamo esami orali. Quindi noi non siamo responsabili dell'intero, della materia in questione. Noi scriviamo papers e quindi dobbiamo prima di tutto imparare a scrivere. E io sostengo che a parità di età gli americani probabilmente sanno scrivere meglio dei... I giovani americani sanno scrivere meglio dei giovani italiani, semplicemente perché è l'unica cosa che ci fanno fare. Però questo crea anche un'iperfocalizzazione su un problema all'interno di una materia magari vastissima che io imparo a conoscere per poter scrivere la mia piccola tesi, però poi nessuno mi tiene responsabile del resto. Anche nel sistema anglosassone. Quindi sì, cioè è una cosa che ha i suoi pro e i suoi contro, e io potrei anche parlare dei pregi del metodo americano, ma visto che mi ero proposto di parlare di quello che l'Italia può offrire all'America, mi è venuto di parlare di questo. Io cinicamente pensavo a quello che su cui lui ha glissato, che fosse una proposta di chiamata dall'estero, diciamo, di rientro nei cervelli. O di portare l'Italia in America. Forse il mio cinismo, diciamo, eccessivo. Va bene. La lungimiranza. E qualcun altro? Dicevano Germano Zalli. No, sì, Zalli, sì. Germano lo stesso. No, lo stesso no, diciamo. No, come precedenza. Sì, dico. Testitare. Allora, orientalizzare Heidegger. Il problema secondo me in caracciolo è complesso. Sono d'accordo che non bisogna orientalizzare Heidegger, che la Gelassenheit non coincida con il toglimento della sete, un po' alla Nagarjuna, oppure anche alla Nordtasse Schopenhaueriana. Infatti Gelassenheit implica il verbo lassen, quindi lasciare essere. Lasciare essere che cosa? Il mistero dell'essere, non muovere assalti al cuore segreto della verità, come dice De Thor, riprendendo poi il corso su Superman. E perché caracciolo da questa impressione, a mio avviso? Perché io credo che egli ritenga fondamentale lo spazio del religioso più che non le singole configurazioni storiche con cui la religione si manifesta, accade. E allora quello che importa caracciolo, a mio avviso, è il movimento, direi quasi di interessamento del singolo, che solleva la domanda sul senso dell'essere e sul senso della propria esistenza, più che non la risposta che questa domanda effettivamente poi eventualmente riceve, risposte che noi sappiamo essere divergenti, e a mio avviso nell'ottica di una filosofia delle religioni, intesa in senso plurale, non della religione. Il pensiero caraccioliano deve tradursi nel monito a tener fermo che cosa? Lo spazio del nostro non sapere, del nostro non avere un absolute Wissenschaft che ci consenta di dire la parola ultima sul senso e quindi di imporla in maniera violenta eventualmente. Siamo finiti, quindi possiamo fornire diverse risposte, ma le risposte rimangono diverse. E io credo profondamente che la risposta della tradizione buddista al problema del dolore sia inconciliabile con quella cristiana, ad esempio. Però l'inconciliabilità non è sinonimo di conflitto, secondo me, se si tiene fermo la lezione caraccioliana, tra gli altri. E,
Seconda domanda, religione ed etica. C'è una dimensione etica negli scritti di Caracciolo? Sì, ad esempio nello scritto del 60, dicevo, la critica al Bes Organis solleva la perplessità sul senso della tecnica, di cui si diceva anche ieri, no? La tecnica non è solo volontà di potenza, violenta imposizione, ma è anche quel modo dell'esistenza che consente di trovare dei rimedi, che so, a pandemie, a mali finora incurabili, ma chissà, forse in futuro magari rimediabili. E il rapporto tra religione ed etica, sinteticamente, ha a che fare per Caracciolo con il problema del male. Caracciolo distingue tra, ecco, un problema sul quale invece Heidegger non si interroga quasi, a mio avviso, e anche le riflessioni sul dolore hanno uno spessore forse più ontologico che etico. Ad ogni modo, il problema del male, la distinzione tra i male e il mondo redimibili a parte hominis, l'uomo eticamente è chiamato a fare qualcosa per migliorare il mitesign, mitesign, e quindi la condivisione, l'abitare condiviso in un mondo, e poi il malum mundi, quindi il male è redimibile a parte hominis, il male è quale cifra strutturale dell'accadere temporale dell'essere, quella che mutatis mutandi Hegel definiva, come forse ricordavo, l'immane potenza del negativo. E lì l'etica non tiene, occorre aprirsi kantianamente alla dimensione del religioso. Io credo che questo sia il rapporto dialettico tra le due dimensioni in Caracciolo. Certo è che non mi risulta Caracciolo abbia poi mai elaborato concretamente un'etica, quindi si tratta di una filosofia della morale, in un certo senso, più che una morale in senso stretto, come la distinzione tra filosofia pratica in Aristotele e phronesis. La phronesis non è l'etica nicomachea, è la messa in pratica e tutto ciò che ne deriva, la costellazione di concetti ad essa relativi. Tenterò di essere tacitiano, vediamo se riesco. Allora, per quanto attiene la prima questione sollevata dal professore Esposito, cioè la tendenza poi dopo una lettura legata all'Oriente, ecco, che io sappia, Caracciolo non va in quella direzione, nemmeno poi dopo gli altri studiosi che afferiscono a quella, appunto, che è la scuola di Genova, vanno in quella direzione. Sicuramente mi è parso cogliere un interesse verso quella che è, appunto, il pensiero orientale, certo a partire dal cammino verso il linguaggio, ma più forse per le sollecitazioni che lo stesso Heidegger propone, no? Soprattutto nel colloquio. E, ecco, quindi a questo proposito non penso che si possa direttamente attribuire a Caracciolo questa tendenza, o perlomeno in maniera molto, diciamo, laterale. Per quanto attiene, ecco, l'altro punto da lei, appunto, sollevato, ecco, credo che sia proprio il kern attorno al quale fare anche ruotare la riflessione caracciogliana. Una raccolta di suoi studi pubblicati con la casa editrice Morano intitola, appunto, Religione ed eticità. Cioè questa diade è fondamentale per la riflessione caracciogliana. È proprio alla base della sua riflessione, come ricordava giustamente il collega, origina da questo sgomento, da questo trauma provocato dalla contemplazione attiva del male operante del mondo. Ecco, proprio questo legame stretto tra religione ed etica, tra religione ed eticità, abilitava Caracciolo a quello che Piovani ha definito nella quarta di copertina del libro pubblicato dalla Morano, una dimensione, appunto, internazionale. Abilitava Caracciolo a entrare con la sua filosofia della religione sul proscenio europeo di tale disciplina. Ecco, perché? Perché Caracciolo tiene fermo, e questo già a partire dagli scritti, dagli studi aspersiani, ma ancora prima, come sempre notato sia, appunto, Giovanni Moretto che Domenico Venturelli, e l'origine leopardiana
del pensiero, quindi poetica anche del pensiero caraccioliano. Ecco, in questa distinzione, e quella è la distinzione fondamentale che attiene da una parte alla religione e dall'altra all'etica. La religione, il religioso in Caracciolo è verificato, validato direi quasi, dall'etica, dalla presenza di un'eticità immanente a questa istanza, a questa struttura, che poi si concreta sempre in un modo. Lei parlava di purezza del religioso. In realtà, in un certo senso, il religioso in Caracciolo è sempre contaminato, è sempre quasi disseminato dalla sua presenza, da quella che è la sua immediata presenza concreta, operante, presenza storica. La religione, la struttura del religioso, non si dà senza la concretezza del modo della religione. Ecco, comunque, quello che appunto voglio veramente dire, per poi lasciare la parola a qualcun altro, è questo. Il religioso è intrinsecamente verificato dall'etica. Se così non fosse, si sarebbe in un'altra sfera, sarebbe nella sfera del sacro. Qui riprende la distinzione, no, proposta da Otto, che è appunto in questo corno, che è probabilmente anch'esso originario del sacro, il religioso non è ancora validato, non è ancora verificato dal potente afflato etico, che invece, proprio in quanto tensione verso una realizzazione concreta e anche positiva di questa struttura, deve passare sotto e con, attraverso il momento etico. Ecco. Tutte risposte all'altezza delle tue domande. Già messo il carro davanti ai cuori. Non potrò dire nulla. Allora, per quanto riguarda la questione di un'antropologia, diciamo che questa è una questione che va proprio nel senso di unione dei vari autori che compongono questa scuola, non scuola, nel senso che in qualche modo è nel paragrafo 10 di Essere Tempo, che si intitola proprio Delimitazioni. Sì, 10, ho detto 2, scusa. Però dal titolo... per richiamare il titolo, cioè di delimitazione, sì, dell'analitica, e dove Heidegger, rispetto alla filosofia della vita, sottolinea il limite della filosofia della vita, perché non coglie la vita rispetto alla verità dell'essere. Ecco, in qualche modo questi contributi si inseriscono esattamente nel criticare questa posizione hegeliana, cioè che al contrario un pensiero su, appunto, di tipo antropologico sulla vita, in qualche modo possono essere condotti anche andando oltre quella ontologia in cui il pensiero di Heidegger è rimasto. In qualche modo le critiche, soprattutto di Mazzarella e Masullo, vanno proprio in questo senso, a questo orizzonte ontologico che, nonostante permetta ad Heidegger di cogliere dell'esserci delle strutture fondamentali, tuttavia sono strutture che Heidegger non svilupperà in nome del proprio interesse di stampo ontologico. Ovviamente questo si riconnette poi alla seconda questione della professoressa Caputo, con cui sono assolutamente d'accordo, perché è proprio questo la postura, diciamo, lei ha usato il termine postura, che si trae dall'insegnamento heideggeriano, soprattutto in questa scuola, cioè di un modo propriamente di abitare quel mondo, cioè di praticare quell'essere nel mondo sull'indicazione heideggeriana, ma anche in un senso, come dire, divergente, tuttavia rimanendo, diciamo, in quello che di Heidegger è più forse pregnante, cioè la struttura dell'essere nel mondo. Grazie. Conoscendo almeno Eugenio, diciamo, e Adam e Masullo, penso anche che, come dire, questi fraintendimenti produttivi, come avrebbe detto qualcuno, vengano, per Eugenio sicuramente, ma anche per Aldo, anche da una lettura di Binswanger, che costantemente, diciamo, nel rapporto con Heidegger, Heidegger lo bacchettava, no? Però poi ci sono miliardi di lettere di Heidegger a Binswanger, in cui Heidegger dice: ma avrei voluto fare come te, essere
Quindi insomma la doppiezza di Heidegger finisce anche come dire, nei carteggi, insomma, nelle comunicazioni con gli amici. Venendo, però sì. A me mi è costato il ritiro dalla. Sì, lo so, però sì. Non ricordate che forse avevo fatto l'analisi, però sì. Mistero era un tipo di. Beh, sai, adesso non si può fare neanche l'indice dei nomi, diciamo, per via, però siamo di fronte, diciamo, alla famiglia, diciamo, per cui. Allora, in realtà riparto appunto da quanto diceva Annalisa Caputo, perché ne stiamo parlando, e la ringrazio perché in realtà per stare nei tempi non ho avuto modo di sottolineare come mi faceva piacere che proprio la relazione che mi aveva preceduta, comunque fra le nostre relazioni ci fosse una risonanza. E infatti, prendendo appunti prima, avevo sottolineato proprio questo aspetto dell'oicologia come quello che dice Heidegger, imparare ad abitare questo, e avevo proprio segnato l'eredità più pregnante della Seis Brache è l'ethos, come diceva Mazzarella, e quindi sì, mi era... È stato bello che ci fosse questa risonanza tra le nostre relazioni che si sono state una di seguito all'altra. Per quanto riguarda la domanda del professor Esposito, prima di rispondere alla domanda volevo dire una cosa rispetto al why not della terminologia filosofica, perché in realtà in quel trattato, l'evento di cui ci siamo occupati soprattutto l'anno scorso, a un certo punto, parlando della differenza come dolore, come peso da sopportare, perché la differenza è anche questo, il dolore, e Heidegger scrive che soltanto un'umanità trasformata potrà reggere il peso della differenza. Ora mi chiedo, questa umanità trasformata è un'umanità che si mette all'ascolto, che appunto ha a che vedere un po' con questa antropologia filosofica che comunque dobbiamo negare necessariamente? Ecco, questo mi aveva sollecitato il tuo why not. Per quanto riguarda invece la domanda rispetto al dono, sì, il dono è il darsi dell'evento, il less guilt, che aggiungo semplicemente a quanto dicevi, che non è soltanto senza donatore e senza donato, ma è anche, come sappiamo bene, un darsi sottraendosi, per cui ed è questo anche in quel trattato dell'evento, questo darsi. È lì che è sottolineato moltissimo questo aspetto del darsi sottraendosi in relazione anche alla differenza con Unterschied, cioè proprio tutta quella sezione, meno l'aspetto del dono, che per esempio in tutti quegli scritti sul linguaggio e quindi sulla tutto quel commento alla poesia di Trarl emerge soprattutto, insomma, lì il concetto di dono, ma è l'evento alla fine, il darsi dell'essere come evento che si dà sottraendosi. Non so se ti ho risposto. Benissimo. Grazie. Allora forse a questo punto possiamo concludere, visto che a casa mia ci chiudono dentro, non so qui cosa succede. Abbiamo perfetto orario, ma guarda, una perfezione degna di miglior causa. Però sono stati bravi. Sono stati bravi. Complimenti a tutti, perché loro sono stati bravi. Va bene, allora per chi non lo sapesse ancora, la cena è in Viale Gorizia 38, a due passi da qui, alle 8. Grazie. Alle 8. Bene. Molto. Molti spunti, molte cose. Quindi, vedevo la sua faccia contentissima quando Alessia giustamente parlava. Ma se non so, se tu vai a mattina, non
Qual è la faccia?